Buonasera, oggi più che mai si leggenda Pokémon Z e direi che in moria di trailer è particolarmente importante. Ci faremo tutta la Reggia Aurea come non si è mai vista su internet in free cam, quindi si camma a gratis stasera, e ci faremo tante belle discussioni sui Floet che io vedo e voi no. A tra poco. Grazie delle tante sub in apertura nel mese di giugno del famoso Prime Gate. Questa community c'è sempre. Grazie.
Very good, amici! Very good indeed! E allora... 3, 2, 1... Sigla! No, c'è il green screen storto. Buonasera a tutti, amici video spettatori, e benvenuti in una nuova puntata della Blind Run. Non è vero, non è la Blind Run, della Chesslock in live su Pokémon Y. Come state? Tutto bene? Loro no, loro non stanno benissimo. In realtà sono partito con l'Africam, ma non so se è un'ottima idea, perché mi ero dimenticato che dobbiamo fare anche la seconda parte del percorso prima di entrare nella Regia Aurea. Se ve la collate... No, no, ma ora facciamo l'intro, è solo per tenere un po' di musica in sottofondo. Se ve la collate, ce lo facciamo così. Vediamo se si rompe qualcosa a livello di level design. Altrimenti siamo sempre in tempo a resettare. È da Minecraft che non ci vediamo, bella la Saido. In realtà siamo stati ieri in live, ma live nella quale abbiamo avuto relativamente poco tempo per discutere tra di noi. Eravamo con insomma un evento da seguire, è stata anche una bellissima soddisfazione. La cosa invece che non mi dà per niente soddisfazione, sapete qual è? È aver cannato il sub goal, quindi adesso lo aggiorno, perché ho aggiornato le sub a cui siamo, ma non quelle alle quali dobbiamo arrivare. Quindi adesso aggiusto tutto. Allora, direi che mettiamo un bel 1005 politico, ok? 1005 politico e ci siamo. Allora, raga, innanzitutto grazie per il finale di Minecraft, è stato bellissimo. So che non c'entra niente con Pokémon, ma tanto sempre noi siamo. Grazie per esserci stati, grazie per aver fatto parte di questo momento storico del canale e della mia vita da videogiocatore. Bellissimo, è stato fenomenale. Bravo Yusam, no, non ho tolto l'estensione di ieri, vedi che la mia community mi conosce meglio di me. E quindi adesso, intanto che vi parlo, vado a rimuovere l'estensione, se mi ricordo da dove si può togliere, ma in realtà ce l'ho fatta abbastanza semplicemente. Quindi 3, 2, 1 ed eccoci qua. Adesso c'è l'altra, ovvero quella classica, quella che vi ricorda quando non siete più abbonati. Allora... recuperato ieri, bene bene, sono contento. Se lo avete recuperato, secondo me ne vale tanto la pena, perché è davvero un finale toccante, merito non solo del gioco ma anche di come la community è riuscito a enfatizzare un finale, appunto un messaggio conclusivo veramente profondo, bello. Quindi sono giorni che ci penso. Ancora ora, quando accendo la live, la prima cosa su cui rifletto è come è andato questo finale. Se non l'avete ancora visto, non vi anticipo nulla, se non che è un finale molto forte, emotivamente molto di spessore, mettiamola così. A proposito di iscrizioni, c'è una cosa di cui vi voglio parlare. Ma no, ma ha tolto le sub di prima. Scusatemi, a volte mi fa girare le palle, adesso è tornato indietro con le sub. Staremo a 1410, visto qualcuno subarsi nel mento. Diciamo così, diciamo 1410 e chi si è visto si è visto. Ok, allora no, nessuno OnlyFans, ragazzi. C'è una cosa che non mi è piaciuta tanto, non di voi, della piattaforma, ci mancherebbe. Voi mi piacete quasi sempre, se non quando non vedete i floet nei quadri. Scherzo.
Non ho avuto tempo di parlarne ieri anche perché non mi pareva il contesto adatto. Era una live sponsorizzata per conto di clienti terzi, ovvero il team di Asmongold. Ora invece è una live nostra, quindi ne parlo in maniera un pochino più sbottonata, senza poter, cioè senza essere con la fretta di dover poi passare a un momento forzato perché le tempistiche non sono stabilite da me. Non c'era stato comunicato niente, vedo che qualcuno ha letto, però secondo me la maggior parte non ha letto e contro il mio interesse lo dico apertamente, perché su questa community vige sempre la trasparenza e è sempre stata parte fondante del nostro rapporto, e quindi quando vedo cose fatte un pochino di stramacchio mi altero e cerco di fare il mio per mantenere almeno in questa famiglia, in questo gruppo di persone che si riuniscono in live, una comunicazione limpida e cristallina. È stata mandata una mail a tutti quanti gli utenti di Twitch e sottolineo, una mail, non c'è stata alcuna comunicazione, non ci è stato detto in anteprima niente, non ci è stato detto neanche dopo l'anteprima niente. La trovo una cosa anche abbastanza problematica da un certo punto di vista, perché noi siamo i creator e quindi di fatto coloro che veicolano il prodotto sulla piattaforma, quindi se queste cose non le sappiamo noi è un po' un problema. Io lo scopro grazie a dei messaggi che mi sono arrivati privati di alcuni utenti che mi hanno chiesto: ma lo sapevi? E la risposta è stata no. Adesso arrivo al dunque. Dall'11 luglio, potrei sbagliarmi sulla data, ma comunque inizio luglio, la sub tier 1 costerà 1 euro di più, quindi passerà da 3,99 euro a 4,99 euro. È un aumento di prezzo comunque considerevole, perché si tratta di 1 euro in più. Avrei preferito raccontarlo io, rispetto a, se lo avessi saputo, rispetto a scoprirlo insieme a voi in mail a caso, ok? Torna a 4,99 come una volta, sì, di fatto è ritornato lo stesso di prima, dopo che precedentemente era stato fatto un adattamento di prezzo l'anno passato, perché ritenevano che per le economie di alcune nazioni fosse più consono avere dei prezzi appunto adattati, salvo poi tornare indietro e rifare lo stesso prezzo che c'era nel 2023. Whatever. Però è una cosa importante comunque da raccontare, perché è 4,99. Se pagate 4,49 probabilmente state facendo la sub da cellulare e quindi c'è l'aumento di prezzo della commissione dello store di provenienza, quindi App Store oppure Google Store. Però in teoria se pagate ora 4,49 probabilmente avrete 5 qualcosa, ok? Perché c'è sempre la percentuale in più che ovviamente si trattiene lo store sul quale viene venduta, o meglio scaricata, l'applicazione Twitch, e quindi tutte le transazioni interne alle applicazioni, come da termini e condizioni degli store, vengono maggiorate di un prezzo XYZ, che credo sia una percentuale fissa. Comunque, tornando a noi, si ritorna a 4,99 euro. E vediamo, Enrico scrive: tali aggiornamenti si applicano solo agli abbonamenti acquistati sul web, da desktop, dai dispositivi mobili. Nei prossimi mesi aggiorneremo i prezzi dalle app mobile, ecco, pensa un po', e ti comunicheremo tutte le modifiche con almeno 30 giorni d'anticipo. Quindi poi ci sarà anche un adattamento dalle applicazioni. Comunque, veniamo a noi. La parte che non trovo sensata è quella di non dirci niente e non farci raccontare questa cosa al pubblico, perché io non vorrei mai che una persona subata al canale, visto che le tier 1 sono automatiche, e si rendesse conto 6 mesi dopo di aver pagato 1 euro in più al mese. Per me è una cosa inaccettabile, mi darebbe fastidio e non penso che una comunicazione in mail sia sufficiente. Io avrei messo delle FAQ sul sito, magari un blog post, magari avrei dato una comunicazione ai creator per poi fare in modo che i creator facciano arrivare questa comunicazione al loro pubblico.
siccome non c'è stato niente del genere, ma comunque l'ho scoperto insieme a voi, trovo giusto e trasparente raccontarvelo qua. Quindi con il mese di luglio all'11 di luglio ci sarà un euro in più da pagare, che in realtà, come scriveva qualcuno, è un ritorno al prezzo dell'anno scorso, dopo aver fatto un'enorme narrazione su quanto fosse importante adattare i prezzi. C'è però un però, ovvero capisco perché stia succedendo. I conti tornano nella testa della piattaforma, che secondo me è anche un errore non comunicare quanto vi sto per dire. Nella testa della piattaforma c'è un far rientrare dalla finestra, esatto, a noi arriva di più, sto per arrivare lì, c'è un far rientrare dalla finestra quello che noi stiamo perdendo da oggi, anzi da ieri in realtà, di Prime, perché sono proprio gli stessi identici vaini, quindi non è un caso. Vi ricordate che vi ho detto finora che il Prime ci avrebbe dato qualcosa meno? Beh, quel qualcosa meno ora viene adattato, viene compensato dalla percentuale in più su un costo maggiorato che noi prenderemo su tutte le tier 1 sulle quali lo split è sempre lo stesso, quindi non è cambiato. Di conseguenza, quello che voglio dire è che le tier 1 sono più importanti che mai, anche solo quelle che già ci sono, perché se l'appello fino a qualche giorno fa è stato: ragazzi, convertite da Prime a tier 1 per mantenere la stessa qualità del canale, oggi l'appello cambia, e secondo me è anche gratificante per il pubblico pagante tier 1, ed è controordine: se volete più qualità passate da Prime a tier 1, ma se siete abituati a quello che vedete e vi piace, mantenere la tier 1 che già avete e sopportare questi 12 euro in più all'anno è tutto quello che serve per mantenere le cose così come stanno. Credo che Twitch dovrebbe imparare a fare comunicazione un po' meglio, perché secondo me raccontare questa esatta cosa che vi ho raccontato rende anche molto più sensato per l'utente tier 1 l'aumento di prezzo e la sopportazione di tale aumento di prezzo, in quanto, essendo che la piattaforma ha deciso di rigiostrare le economie, un utente che già oggi paga sub regalate o 3,99€, probabilmente è un utente che ci tiene particolarmente alla salute dell'intrattenimento che guarda su internet, e quindi ben volentieri dice: sai cosa, io ci metto anche l'euro in più perché sono contento di sostenere questo lavoro che mi intrattiene tutte le sere. Siccome non ve l'hanno detto loro, ve lo dico io. Ve lo dico adesso. Dunque, dall'11 luglio pagherete 4,99€. Mantenere la vostra subprime e la vostra tier 1 non solo su questo canale, ma su tutti i canali su cui l'avete, renderà invariata l'economia dell'ultimo anno di qualsiasi canale. Cioè, se tutte le tier 1 che ci sono adesso vengono rinnovate anche da luglio in poi, vi assicuro che per noi creator, diffidate da chi dice il contrario perché è così, vi assicuro che noi creator prenderemo sempre più o meno la stessa revenue sul totale delle sub rispetto a prima, perché quello che perdi sulle prime viene guadagnato di tier 1. Quindi grazie a tutte le persone che decideranno comunque di... guardo il condizionatore perché è caldo, poi ogni tanto si blocca, di rinnovare e mantenere le proprie tier 1, perché avranno un grande effetto su tutti i canali, ovvero la possibilità di mantenere gli investimenti costanti in termini di produzione, in termini di collaboratori, in termini di tutto quello che siete stati abituati a vedere. Esiste anche il punto di vista opposto: perché devo pagare di più se questo non porta ad un miglioramento per prevenire il peggioramento? Cioè, si passa dalla carota al bastone da parte di Twitch. Andrò Barto, però ti sei risposto da solo, è proprio questo il punto. Sì, per prevenire il peggioramento. È purtroppo è quello che succede nei mercati quando sono in contrazione. Nel momento in cui l'investimento da parte della piattaforma diventa meno forte, se non c'è un investimento che arriva dall'altra parte, c'è un peggioramento, in realtà senza virgolette, dell'offerta che viene data. Quindi lì sta a l'utente che dice: sai cosa, io lo voglio esattamente in quel modo in cui c'è sempre stato, o se non meglio, quindi intanto io mantengo il mio sostegno. È una cosa di cui vi volevo avvisare, ribadisco, perché trovo allucinante
che non avvenga in maniera più forte e in maniera più cristallina da parte della piattaforma sulla quale in teoria voi viaggiate, vivete e alla quale apportate un guadagno. Quindi non ho capito questa mossa. In ogni caso provo a prevenirla. Io continuo a trovare assurdo che lo stipendio agli streamer lo debbano pagare gli spettatori, ma boh. Sai, questo è un discorso sul quale si può discutere anche parecchio, perché la verità è che neanche per noi è un modello di business così piacevole. Cioè, si deve sempre inseguire il supporto e l'iscrizione, perché la qualità del contenuto portato dipende dalla quantità di supporto. Quindi se un giorno arrivasse Twitch e mi dicesse: sai cosa, invece tu hai uno stipendio fisso sulla base di quello che porti e sulla base delle numeriche che fai, non ci sono più sub e semplicemente prendi questo al mese e fai quello che fai sempre, io probabilmente stapperei una bottiglia di champagne, perché sarebbe un modello di business più sicuro, nel quale io non avrei una fluttuazione dei guadagni basata su quello che faccio, quindi sulla forza delle mie serie e del mio intrattenimento, ma sulla base di quello che la piattaforma stessa mi decide di dare. Come era YouTube una volta, in realtà come ancora oggi, perché comunque la revenue principale è quella della pubblicità. Detto ciò, è anche vero che uno stipendio fisso, verosimilmente minore rispetto a quello che riceviamo oggi, quindi lo stipendio fisso potrebbe portare alla lunga una stagnazione creativa, cosa che invece un supporto proporzionale alla quantità di persone interessate al prodotto non ha come problematica. Quindi ci sono pro e contro di questo sistema, è un sistema aleatorio che ci fa sempre pensare. Questo continuo pensiero sicuramente a volte è psicologicamente snervante, come ogni lavoro di impresa. Dall'altra però è anche qualcosa di stimolante, che ti porta a fare di più, meglio, a superare le aspettative del pubblico e di te stesso, proprio perché è facendo di più e meglio che si può fare sempre di più e sempre meglio. Quindi ti ripeto, Tuccio, è un discorso sul quale potremmo parlare per tanto tempo, non trovando comunque una quadra, perché ci sono pro e contro. Nelle mail veniva detto: stiamo aumentando il prezzo degli abbonamenti in più di 30 paesi, corretto, tra l'altro la Svezia ha aumentato del 30% addirittura, per garantire ricavi maggiori agli streamer. No, maggiori no, Red Dead, uguali. Per ora uguali, a meno che tutti non convertano tier 1, ma capisci bene che è una prospettiva distorta nel momento in cui c'è un aumento di prezzo e non una diminuzione. Riflettere le fluttuazioni delle valute locali e aiutare a rendere più sostenibile l'attività di streaming. Gli streamer continueranno a ricevere la stessa quota dei ricavi netti per gli abbonamenti e gli abbonamenti regalo, pertanto l'aumento dei prezzi gli permetterà di guadagnare di più da ogni abbonamento. Corretto. È tutto corretto, tutto quello che vi ho detto. Sostanzialmente lo split è sempre lo stesso, quindi su più soldi pagati da voi è più split per noi. Ma credetemi, è esattamente quello che perdiamo da Prime, quindi non è un caso. Di fatto la loro idea è: sul pubblico pagante mettiamo uno split maggiore con un costo maggiore, perché muovono le economie. Adesso ovviamente, Hector, rispondo a te per rispondere a tutti, la subprime dà molto meno della tier 1, molto meno, perché prima la finestra era, la forbice era ridotta, avevi una prime che ti dava di più e una tier 1 che ti dava di meno. Ora è una prime che porta a meno ancora e una tier 1 che invece ti dà di più in tasca, quindi la forbice è notevolmente aumentata. Se non guadagni di più, perché lo fanno? L'ho spiegato finora, prova a tornare indietro con la live, ti giuro, l'ho spiegato fino adesso. Lo stipendio fisso ammazza l'imprenditorialità dietro il lavoro dei creator, verissimo, anche se poi bisognerebbe parlare a tutto tondo, nel senso che il lavoro da creator non è un lavoro che porta il grano solo con le sub, ci sono tante altre cose. Però sì, Jäger, è corretto, cioè parliamoci chiaro, gli internazionali come li avete visti o tanti altri progetti ambiziosi come le opening che vedrete di Metal Gear Solid non avverrebbero con uno stipendio fisso.
Sicuramente Sermedo, un altro motivo è che, come è pubblico, quindi non dico niente di assurdo, Twitch non ha ricavi da molti anni, non riesce a essere profittevole, quindi l'aumento di euro da pagare per la Tier 1 è qualcosa che fa gioco anche a loro. Sono soldi in più anche per loro, perché non prendiamo il 100%, no, delle sub Tier 1, quindi sulla loro percentuale c'è un aumento anche in più, moltiplica per il numero delle Tier 1 in tutto il mondo e capite che non è un euro che cambia Twitch in tasca, sono tanti. Però giusto così, ripeto. Ammazzare l'imprenditorialità non è necessariamente negativo se la creatività viene mantenuta. Oddio, però. Non sono d'accordo qua, Andrew Barth, non è vero. La creatività nel mondo dei sogni e dei balocchi non ha limiti. Nel mondo vero ha limiti. Questi limiti spesso sono gli investimenti che puoi fare. Ti basti pensare alla differenza tra una piccola produzione cinematografica o videoludica è una grande produzione. È vero, ci sono delle piccole produzioni che riescono con un escamotage a generare una creatività enorme, sono delle eccezioni, spesso e volentieri neanche così pianificate. In linea di massima, la creatività va di pari passo con gli investimenti e persino, faccio un esempio a caso, un Undertale o un Omori hanno bisogno di Kickstarter e hanno bisogno di supporti esterni per riuscire a fare quello che hanno fatto. Lo stipendio fisso serve ad andare verso il mondo dei sogni e dei balocchi. Non ho capito. No. Lo stipendio fisso è qualcosa di molto più tranquillo da un punto di vista psicologico per il creator o per qualsiasi lavoratore in realtà, ma quello è poi. Cioè, su quello ti devi gestire, sai che quello è il massimo, sai che gli investimenti sono quelli là e sai che se investi 100 per avere 100 volte il pubblico in più, sempre quello prendi. Quindi non lo fai, perché appunto, come scriveva qualcun altro prima, non avrebbe senso, sarebbe un controsenso in termini di ingressi e uscite. Quindi, ripeto, luci e ombre. La sub di 3 mesi cambia? No. Se avete già fatto le sub per X mesi prima, non possono aumentarvi il prezzo. Se voi avete fatto un anno di sub, dico una cosa a caso, avete già comprato ora 12 mesi, in realtà ci risparmiate. Lo split è quello iniziale. Credo che anche a noi arrivi lo split iniziale, ma sti cazzi, se volete risparmiare e fare un anno di sub adesso, fatelo. Cioè, non state a pensare al però poi Saidonia prende l'euro meno, sti cazzi. Cioè, pensate anche a quello, pensate anche al vostro risparmio. Tier 2 e 3 restano invariate per il momento, perché Ryurien sono talmente tanto rare che le economie vere le fai sulle Tier 1. Anche solo 1000 euro in più in live a Twitch fanno sinceramente comodo. E anche perché, non so se avete visto, ma una live media di 10 spettatori a Twitch di 2 ore costa circa 4000 euro. Capite bene che è una piattaforma che sta avendo i suoi problemi. Per noi chat conviene fare i 6 mesi di sub poco prima di luglio, sì, tecnicamente sì, di fatto è quello. Poi immagino che non tutti lo faranno, ma va bene così. Quello che vi pare. Eh sì, hanno fatto dei calcoli, c'è un creator, non ricordo il nome, vi chiedo scusa, però cercando in inglese costo a live di Twitch trovate un creator che è particolarmente verticale sul calcolo dei costi delle infrastrutture e sì, è venuto fuori che praticamente come infrastruttura a Twitch costa circa 4.000 euro tenere in piedi una live di qualche ora di qualsiasi entità. Quindi che faccia 10 spettatori e quindi porti 0 o ne faccia 2000 e quindi porti dei soldi è uguale. Anche se poi in teoria col September, se lo rifanno anche quest'anno io credo di sì, Bibi, probabilmente conviene comunque farla vero, hai ragione, è un aspetto al quale non avevo pensato. Sì, probabilmente non vi conviene fare i 6 mesi ora, ma farli a September dove il risparmio sarà maggiore rispetto a un euro e quindi maggiore rispetto a obbligarsi ora a pagare 3,99. È vero, hai ragione. Se sapete di essere sub tutto l'anno, vi conviene al massimo fare la sub fino a settembre. Beh, cazzi di Twitch però. Ma... raga, ora, non voglio andare troppo oltre questo discorso perché meriterebbe veramente di fare un talk, magari anche con altri creator per ore. Però... ci sono mille discorsi anche etici, cioè la prima soluzione che viene in mente allora è ammazza gli streamer piccoli, però ammazza gli streamer piccoli capisci che ha una roba morale, etica e creativa marcia alla base, ovvero ammazza gli streamer piccoli
ma tra quegli streamer piccoli c'è il futuro Dario Moccia, il futuro Blur, il futuro chi vi pare a voi, ok? Il futuro teorizzatore dei Pokémon. E se lo ammazzi oggi, non potrà essere quel grande creator domani. Capito? Cioè, morale ha. Come morale ha? Morale serio, raga. L'avessero fatto a me, non sareste qui, eh. Certo che è morale, porca miseria. È soprattutto morale, perché l'arte non si deve ammazzare, senza nessun se, senza nessun ma. Certo che è morale, ragazzi. Ci mancherebbe altro. Mai mi sentirete dire una roba del genere. Però è così. Salviamo il futuro Sabaku, salvate le future veteran della futura coppia che non siamo noi. Sì, ma ormai nessuno nasce da zero. Mai vero. No. Su Twitch, vero. Su Twitch, verissimo. Però è un problema di discovery della piattaforma. Su YouTube, altre cose. Sì, ma non facciamola passare per una scelta di pietà da parte di Twitch, lo fanno perché gli conviene in ottica futura. No, ma io non parlavo di Twitch. Io parlavo del discutere di questa cosa. Cioè, del dire, ma c'è una soluzione, signor Twitch? È questa. E ho letto un altro commento. Scusa se insisto, ma 6K delle tue 7.5K iscrizioni totali sono sub di livello 1, giusto? No, è sbagliato, in realtà... Non so da dove hai preso questo dato, ma non so per quale motivo i tracker che trovate online sbagliano. Attualmente circa 60-40 è la divisione su questo canale. 60% tier 1, 40% subprime. Non è 6K 7.5, sarebbe fico, magari un giorno ci arriveremo, non è quella attuale. Leggo poi però il resto del messaggio. Per questo il tuo guadagno dovrebbe essere piuttosto superiore dato questo cambiamento, o il cambio di valore della Prime è così grande? No, 60-40, contando che fluttua, non è come dire definitiva questa ratio, cambia di mese in mese, ti assicuro che più o meno è sempre la stessa cosa. Se tutti passassero a tier 1, sì, corretto. Se un giorno diventasse 80-20, farei più di prima, o banalmente si aumentano le sub totali in un canale. Provo a spiegarmi meglio, leggo quest'ultimo messaggio, poi passiamo a altro. Però insomma, ribadisco, per me la trasparenza su queste discussioni è importantissima, ed ecco perché siamo qua. Uno stipendio fisso e uno stipendio minimo permettono di spostare le risorse di sviluppo più sui tempi che sui costi. Questo è vero, questo è verissimo quello che hai detto. Prendi gli sviluppatori di Undertale, a quel punto non serve supporto economico esterno ma solo tanto tempo. Anche sui internazionali, per dire, c'è come farli venire fuori come stipendio fisso, vedi prestatori TV, potrebbe essere un contratto, concordo sui piccoli streamer, che uno stipendio minimo proteggerebbe. Sì, però comunque sul lungo termine devi vedere a quel punto il quantum, mi spiego. Cioè, hai ragione, nel momento in cui sul lungo termine quello che prendevi fluttuando nel breve termine è comunque raggiungibile. Non credo che questo lungo termine sarebbe un piccolo lungo termine rispetto alla situazione attuale. Questo è il motivo per il quale ti dico che in certi casi probabilmente non succederebbe. Senza contare che questo lungo termine in teoria dovrebbe comunque garantire dei minimi da un punto di vista di spettatori. Quindi, a me va bene così com'è. L'unica cosa che mi piacerebbe è una comunicazione un pochino più anticipata e approfondita con la piattaforma, perché alla fine le sub le vendiamo noi, non le vende Twitch, mi spiego? Cioè tecnicamente le vende Twitch, ma nel pratico siete voi che guardando Cheslock di Y dite mi subo perché non voglio vedere le pubblicità o voglio supportare questo streamer, quindi di fatto le vendiamo noi. Cadere dal pero sapendo che le dobbiamo vendere a un euro in più, scoprendolo insieme a voi a un mese da quando succede, non so. Forse non farei proprio così. Bene, discorso chiuso, ragazzi. Discorso chiuso, perché se no non si parla, cioè non leggo le sub e poi non cominciamo. Di Turbo ci va una piccola percentuale, Daniele, ma piccolina. Credo equivalente alla Prime. Non sono convinto, no, non sono convinto. Non sono convinto per questa gestione della situazione. Costerà 5 euro, sì, 4,99.
progetto SIP 2.0 ha concluso il suo primo anno. So che questa cosa vi confonde, che cazzo vuol dire ha concluso il suo primo anno, vi sarà presto chiaro, tra 23 giorni, ma ho finito dopo 3 mesi di follia. Il progetto è chiuso a doppia mandata, tutto quello che doveva succedere è successo, ed è successo, non sono più acquistabili le SIP Tom Pellizz, abbiamo tolto il comando perché sono finite quelle invece. Non è solo il logo è pronto da un po'. Stiamo cominciando con i primi teaser, avete un pezzo del logo, chiaramente, su Instagram, lo potete vedere su Instagram. Piano piano vi riveleremo tutto, fino a che arriverà una storia che non capirete molto bene. E quella storia lì verrà poi chiarita il 28 di giugno, al lancio. Sono finite davvero? Sì, certo, le SIP in vetro sono state fumate, ma le ultime sono finite qualche settimana fa. Il logo ne avete visto? Sì, avete visto mezzo. Confermo che è stato realizzato da Marco Mottura, quindi Marco Mottura si è occupato del logo e poi vedrete, per ora fatevi bastare un pezzettino di logo, va bene? Non saranno in vetro, no, l'ho comunicato diverse volte, lo ricomunico oggi, lo comunicherò al lancio del progetto. Sono lattine e sono lattine slick, quindi come quelle della Guinness, sono lattine alte, ok? Non quelle tarchiatelle solite della birra, sono lattine alte. Perché ci piacciono le lattine alte. Come quelle della Red Bull, sempre vendute in pack, questo ve lo già anticipo, da 3 e da 6. Come le nastre azzurro, come la Monster, come la Red Bull, bravissimi. Sempre 0,33, quindi non cambia il quantitativo classico della lattina, cambia, non stavo per dire niente, cambia la forma, ok? Sono, e si chiama proprio formato slick, è anche quello della Coca-Cola, da 33 cl adesso, è quello là. E si possono usare per misurarsi il pene, esattamente. Il gusto è uguale identico a prima, uguale identico ragazzi, è la IPA. Tra l'altro non ci sarà neanche la violetta all'inizio, è solo la classica, ok? La IPA classica, stessa identica formula, prodotta da un birrificio diverso perché il vecchio ha chiuso, però è la stessa, l'abbiamo comprata, quindi la SIP a livello di gusto non cambia, è identica, spiccicata a quella precedente. È dentro un contenitore differente ed è al gusto di Arrea, bravissimi, quella è la cosa speciale. Ricordo che un utente ti aveva sfidato dicendo che sarebbe mettibile nel culo, e infatti la slick aiuta in questo perché è più sottile e lunga, quindi fa anche bene. Quante lattine lunga la sua spada lunga? Tante. Quindi vi siete comprati il birrificio? No, assolutamente, abbiamo comprato la formula che è diverso. No, il birrificio in realtà è chiuso, è un altro birrificio diverso da quello di prima, quello che produce, ma è come dire solo produzione da un punto di vista pratico, cioè che qualcuno la deve fare perché io non sono un mastro birraio, e il sapore è quello. La slick è stata scelta appositamente per quell'utente, ci si può misurare il pene, è più comodo da mettersi in culo, marketing 10-10. Io il pene me lo dovrò misurare con quella cosa per vedere quanto cambia, in quanto lo avrò particolarmente turgido al lancio. Pronto alla prima notizia di persona trovata con la SIP nel culo. Credere la chat, tu che spieghi serio, io serio, e tu ti sborra culo cazzo, assolutamente, si può bere dal culo, ma fai un po' quello che ti pare. Come non sei un mastro birraio, mi piacerebbe un giorno imparare, ma no, non è oggi quel giorno. Stampiamo un righello, mi abbono al canale dopo 2 anni che non entravo praticamente nel canale, che cazzo di conversazione mi trovo ad ascoltare? Guarda, non è che 2 anni fa fosse diverso. Propongo idea di design per le lattine, mettere un righello sulla lattina per misurarsi il pipo, ci pensiamo. Mi leggo le sub, signori, mi leggo le sub e poi startiamo, che oggi è una puntata importantissima, dobbiamo vederci in free cam tutta la Reggia Aurea e scopriremo probabilmente le cose che non ho mai visto, cioè le vedrò insieme a voi, perché io, anche se è veteran, è una veteran di scoperta, nella quale vedremo da veterani con metodi veterani certe cose. Ma io mi voglio mantenere la blindness più totale
sui vari props di X e Y che credo nessuno abbia osservato. Allora, Vanitas, 76esimo di Tier 1, grazie. Juliet Kiwi, 50esimo. Raggio X Raggio, terzo. Safira 84, 19esimo di Tier 1. DJ Oak, 48esimo. Tom Pellitz, 14esimo di Tier 1. Godiversario in Free Cam. Dendra, 39esimo di Tier 1. Markro, 39esimo. Palle X e Palle Y. Just Call Me God, 31esimo di Tier 1. 31 mesi di godimento, si spera nello shadow drop della canzone Setosa. Shadow drop no. Vabbè, non dico altro. Un po' di speranza c'è, lo posso dire? Di qualcosa, non dello shadow drop, ma... La mela è matura, Max Mamt, 10° mese. The Lore Keeper, 7° di Tier 1. Ciao Saido, non so cosa dire. Ti seguo dai tempi della Memina Verde, mi piace molto questa run. Guardo sempre i tuoi video. E se ne fossi capace vorrei tanto fare un fangame con le tue teorie pazze. Per adesso mi limito a scrivere storie. Fangame... No, vi ho capito ora. No, 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 la mela è matura perché è passata. Non capivo la vostra reazione, poi ho ricollegato. No, no, davvero, raga, farei wink wink. No, non è quello, è un'altra cosa. Non è quello. No, 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 disinnesco perché devo disinnescare. Non è quello. Non è... No, ragazzi, non vi fate false aspettative. Non è quello. Ve lo giuro, raga, non è quello. È una roba molto più tranquilla. Una roba molto più tranquilla. Ok? Molto più tranquilla. Molto più tranquilla. Infinitamente più tranquilla. Oggi ho partecipato ad un'anteprima. Molto più tranquilla. Dico che la mela è matura perché... doveva uscire adesso, è stato rimandato, ma è un anno che aspettiamo e quindi ecco perché, non per altro. No, 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 ragazzi, non vi fate strane leggende Pokémon Z, vabbè, siete incorreggibili. Kikibus, 60esimo Tier 1, Mire, 29esimo Tier 1, grazie di tutto come sempre. Yusam, 332, 21esimo, buonasera, ti sto seguendo in Chesslock su X. Ma penso di aver già vinto. Un Lucario 4 e via 31, special attacco 29, special defense 26. Non so se liberarlo. Goditelo e guarda quanto sono facili questi giochi. Akira 41esimo, Crise 29esimo di Tier 1, Sama Jima 14esimo, Kirio Tom 67esimo di Tier 1, meno 3 ai 70. Ad oggi sei l'unico creator che mi ha spinto ad avere una fedeltà così costante. Mi fa super piacere. E dire che mi piacerebbe poterti supportare perfino di più, ma bando alle smancerie e tempo di panini. Guarda, la Tier 1 è il top. Grazie. Blade Carter, prima volta insieme, benvenuto. Albeg 99, nono mese. Marsvik, 8° mese. Ciao Saido, che emulatore consiglieresti per giocare sul PC a Pokémon? Dipende a quale Pokémon. Per i giochi del 3DS è l'innominabile. Per gli altri dipende da quale gioco. Checco, 46esimo, 46 prime di fila, 46 coppie di palle insieme a te bro, dai, grazie. Atnos, 5° mese. Gabri, 312.004, sì, l'innominabile ragazzi, 10° mese di Tier 1. Fravs, 34, 22esimo di Tier 1, quasi 2 anni di palle. Diprix, 10° mese di Tier 1, buonasera, buonasera a lei. Pinivar, 52esimo. Qualche ipotesi sull'uscita del trailer Pokémon? Per me... agosto o dentro un direct di Nintendo, quindi quello potrebbe essere quello di giugno, che a sto punto è settimana prossima, o comunque dopo il Summer Game Fest. Beh, no, al Nike no. No, 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 Nike no. Massimolion Tier 1, prima volta, grazie, grazie mille per cominciare il tuo percorso di sabato con una Tier 1. Umbreon, Feed Dragonite, 48esimo di Tier 1, Godo, Astrus, 42esimo, Chaos Fear, 51esimo di Tier 1, sia 3,99€ che 4,99€, il subino si fa, grazie. Ashen Seraph, 16esimo di Tier 1, Mark O'Warian, 36esimo di Tier 1, già 3 anni e si gode,
Faranco 97, 23esimo tier 1, Jäger, 22esimo tier 1. Il solo pensiero di come il Google Doc che proposi a Gabri 15 mesi fa si sia evoluto nella serie di figate sfociate nel finale di ieri, l'altro ieri, mi mette i brividi. Grazie a te e alla community per aver permesso a tutti i creativi di esprimersi attraverso Grosset. Grazie a voi. Jack, terzo mese, Raffide, 29esimo tier 1, Birdsp, regala una sub, Pigliamosche, 76esimo tier 1, Crise, regala 15 sub, e io lo ringrazio, Francescone, 51esimo tier 1, Thriller House, 89, 33esimo, ma che cazzo di nome è Saidonia, Gabri, 43esimo tier 1, Daniele Ross, 100 bizzini, buonasera Saido, Crips, 87, 15esimo, Keller, 99,03, 25esimo, sì, di Prime, no, ho letto male, no, 22esimo tier 1, Giovanni, 25esimo, Nicteros, 29esimo, Ludoprad, 23esimo. Ciao Side, intanto ti ringrazio come sempre. In questi giorni ho tentato la mia prima Nuzlocke su Platinum ispirata alle tue live. Stava andando piuttosto bene, ma in un secondo ho subito un total party kill. Succede spesso nelle Nuzlocke, fratello mio. Anche noi la Argold e Soul Silver l'abbiamo persa tutta insieme. Avresti un consiglio per novizi delle Nuzlocke? Pensa sempre che ti possa arrivare un crit ogni turno. Questo è quanto. Glorifying del 31, un anno insieme. Ciao a tutti, viva Shizor. Bel Pokémon, sono d'accordo. Kotori Walker, 39esimo tier 1, Simbo, 18esimo tier 1, ultimamente sto un po' così, ma la sera e il momento delle live sono i miei momenti preferiti, grazie, bello. Dark Book, 13esimo e spero che vada meglio. Thomas Kiwi, 20esimo tier 2, Mr. MP, 36esimo, Muschedo, prima volta insieme, benvenuto, Gonflix, 29esimo tier 1 e 34esimo totale, sono arrivato adesso che mi sono perso, chiacchiere sul cambio di costo della tier 1 dall'11 luglio, costerà 4,99€. Vaxel, prima volta insieme, sono Matteo Twitch, 17esimo, buonasera da Saido. Virtual Dragon, converte da Prime Gaming a livello 1, grazie. Gabrix, 25esimo tier 1, buonasera Saido, eccoci tornati qui questo mese, grazie come sempre per accompagnarmi in notti solitarie, grazie mille. Ikai Digital, quinto, godo come Denji nell'ultimo capitolo di Chainsaw Man, non l'ho mai letto, l'ho solo visto la prima stagione dell'anime, non credo ne esista una seconda. Aleb 382 33esimo, Exonarf 29esimo tier 1, credo che qualcuno mi ha convinto a partecipare per la prima volta a un torneo di Pokémon a 30 anni, anche io l'ho fatto di recente, bellissima esperienza. Pia Tempesti 51esimo di tier 1. Oh no, mano amica, si è segato? A chi spoiler la Chainsaw Man vengo a cercare, avete ragione, non mi dite niente allora. Dico, non so nulla. Mi sono beccato la tavola su Instagram. Mannaggia tutto. Cazzo, mi spiace. Non dite niente, non dite niente. Non dite nulla. Scusate un secondo, è arrivata una mail che potrebbe interessare a tutti. Ah, no. Poi vi dico. È arrivata una mail per un playtest di un gioco che potrebbe essere interessante provare in live. Di un gioco che non conoscevo, è una roba indie. Però c'è scritto che non si può divulgare che cos'è, quindi niente. La mail della mela. No, 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 nulla. È un periodo di mail particolarmente NDA, però non è questo il caso. Dick pic di Sabah. Assunzione in Game Freak. Lo rifiuterei. Tanto che cosa posso cambiare io? Bene. Ah, e tra l'altro, domani, 21.30, si parte con la Metal Gear Saga Run con Metal Gear per MSX. Grazie Fede Mitra, in attesa del Nike, sì, godissima. Sesso Pazzo 3. Non è la... Madonna, ragazzi, non può essere tutto Silksong. Ho detto gioco sconosciuto, non lo conoscevo prima di aprire la mail. Allora, mi sono già pentito di questa cosa. Controlliamo un attimo la squadra, non mi ricordo lo stato dei Pokémon. Ok, stanno tutti benissimo. No, mettiamo la Jessicona davanti. O ha un problema di PP? Stavamo curata, mi pare. No, no, Jessicona davanti. Mi pentirò tantissimo. Ah, giusto, avevamo battuto i Furfru. Mi pentirò tantissimo di questa scelta di andare in Free Cam qua. Elden Ring 2. Fuggiamo. Fuggiaschi. Spero possa fuggire davanti a Espo, ma c'è serio. Jessica quando si evolve? Mai, perché è un pedone. Per ora non ha il diritto di farlo. Super repellente, va bene. Modalità agricoltore, non si vede un cazzo con la Free Cam qua, ma non mi ricordavo che fossimo in questo
pezzo in questo segmento del percorso, vi chiedo scusa. Pezzo di merda. Parfum Pal. Ah, perché alla Reggia Aurea c'è anche il... ci sono gli encounter, forse nel labirinto, Jaru? Implicando che Jessica abbia diritti. Poverina. Credo sia meglio disattivarla al momento, forse sì. Sfida segreta in mezzo all'erba. Mi sa che la disattivo, più che altro perché ho paura di perdermi roba. Ragazzi, avevo letto parte sfida di Calabria. Cabiria bellezza. E manda in campo Espur. Nel labirinto, ok. Allora, cosa facciamo a Calabria? Ma direi un bel ritorno. Tanto Jessica è sempre più felice. Me l'accollo. A meno che non vengano fuori Pokémon grossi, me l'accollo. Potremmo anche fare il rapido, ma non so se prende da qui. Perché purtroppo non possiamo scoprire quanto base power ha al momento di torno. Ritorna, quindi non sappiamo quanto in meno ha attacco rapido. Turbo Cuoco non è male perché trappa. Togliamo braciere. Quanto ha? 35? 40. Tre fuoco però è overkill. Il grido di lotta può servire. Però missa. Pur vero è che il grido di lotta aumenta solo l'attacco che usiamo solo con nitrocarica. No, e allora togliamo proprio il grido di lotta, dai. Butterfree, ma in teoria fa schifo Butterfree, no? Va bene. Va bene, ci può stare. Dopodiché, grazie Simok, non ci crederai ma sto riguardando la Nuzlocke di X anni fa, di anni fa in questo periodo. Ok. Bro era alfiere, non può avere più di tre attacchi se non ricordo male. Ma secondo te uno si chiama King Street Spartan? Che è? Io vi voglio bene, ma certe volte. Chi la usa attacca lanciando fango sul bersaglio, riducendone anche la velocità. Meglio di fango sberla di sicuro. Palesemente il cavallo. Accidenti, tu e il tuo cazzo. Non ho letto, scusate. Mi piace fingere di essere un Pokémon, per questo mi nascondo nell'erba alta. Dipende quale Pokémon. Allora facciamo una cosa. Facciamo così. Poi facciamo così. E mettiamo almeno per questo percorso la telecamera normale, poi dopo torniamo in FreeCam quando siamo dentro per vedere tutti quanti i dettagli. Benissimo. Ultimamente sono stato un po' lontano da Twitch, però passo volentieri per un abbraccio, bella sera, ottime palle, grazie del finito della Tier 1. Ok, sono piuttosto disorientato, va bene, non lo sono più. Noi siamo... ma io repellerei. Ne abbiamo un super, lo usiamo. FreeCam quando sei dentro è pericoloso, esatto. Ok, siamo stati qua. Oddio, ci sono le bacche bagacche. Ma non sembrano raggiungibili, va bene. Questa però, bacca guava. Ah, tra l'altro dobbiamo tornare al campo di bacche a vedere che cazzo c'è.
dentro, qualche trainer, qualcosa. Ok, c'è questo stronzo. I pantaloni corti e via, più veloce del vento. C'era un kink per questi pantaloni corti in Game Freak. Metà dei dialoghi di XY sono su di loro. Mauro, che manda in campo Bunnipod. Non ho curato la gesticona, però. Non c'ha un crit su 33 PS. Non c'ha un crit. Grazie, Papo. Qui Katak penso che killi. E Venipede, guardalo. Grazie Sebaku Pisolini del 22esimo di Tier 1. Grazie Angie Silvan del 25esimo, sempre presente. Già 10 sub al sub goal, si gode. Ciao, giochi da 3DS? Fefo, fai questa domanda dall'inizio della run e io ti risponderò, visto che questa domanda credo dovrebbe ingenerare in me una sorta di panico, nella tua testa comunque c'è qualcosa di simpatico nel chiedere questa roba pensando che io non posso poi rispondere diversamente. È in 4K con ray shading! Secondo te da 3DS, Cristo Dio, ti servono 7 puntate per capire che non è un 3DS! Con la FreeCam, cazzo! Vuoi che sia un 3DS? Lo fa il tuo 3DS sta cosa? Lo fa? No! Non è un 3DS! È implicito! Mi faceva ridere, scusate. Ok, Scraggy ha di brutto la kill. Switchiamo. Perché anche con una cura potrebbe avere una lotta. È un 2DS. Il 2DS lo fa. Il 2DS lo fa, assolutamente. Da una parte mi scoccia, perché potrebbe non avere mosse lotta. Ma se le ha, siamo fottuti. Non ci conviene. È questo il vostro streamer. Allora, Femking, andiamo sul sicuro. Però potrebbe averla buio. All'Italia andiamo sul super sicuro. MSX, sì. MSX. Ma come, non è Game Boy Color? Mai far arrabbiare. Ma non sono arrabbiato, raga. È che c'è palesemente una domanda per dire: ah, non mi leggi, non mi leggi, bastardo. Perché non lo vuoi dire che non stai giocando a 3DS? È una run in 4K con la FreeCam. Cioè, cosa vuoi che sia? Cioè, si vede che non è 3DS. È chiaramente esplicito. Anche se ho perso, non smetterò mai di correre. Allenamento speciale nell'erba alta. Diventerò più veloce di un doduo. Il repellente è scaduto. Aspetta. Sì, dai. Gli antiparalisi si prendono, figlioli, ai market. Forse solo le cure totali. Sì, tra l'altro è 2K e neanche 4K.
è 2K, è 2K. In realtà si può arrivare fino a 4K, ma è 2K perché non serve arrivare a 4K, cambia poco. E appesantirebbe di più un PC che sta comunque anche streamando. Tu sei da sfidare? Ho fatto un lungo viaggio dalla regione di Unima per vedere la Reggia Aurea. Ah no, si prendono lì, ok, allora a posto. Gavino, Michaelsino. Grazie Shades. Azz, 14. Però non avrà ritorno. Bam. Schifo fa sto Pokémon. Muto devo stare io. Muto. 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 Zitto. Muto. Ah, certo che siete davvero forti da queste parti. Non è vero, siete più forti voi. Se non si esplora il mondo con i propri occhi, le cose non si conoscono veramente. Allora, c'è da dire che il base power di ritorno potrebbe rendere, almeno in early game, Jessica molto utile. Perché ok, hai una statistica d'attacco bassa, ma il base power a un certo punto compensa, anche perché il base power dovrebbe essere il numero più capace di incidere sul calcolo dei danni. Fa cacare. Cioè fa proprio turbo cacare a 19. E non è così lontana di livello dagli altri. Però è grossa e stab. Cioè sparerà comunque presto una 150. Tra la stab e tutto. Ha raccolto una cura totale. Sì, è pure natura sfavorevole, ovviamente. Arriva a 103, quindi è una 150. Di fatto è una 150. Quello? Ah, lo piglio da qui. Ah, devo fare il saltino. Allora controlliamo prima di aver visto tutto qua. Fine del divertimento. Io credo sia finito tutto quello che aveva da offrire il percorso. Enormemente debole sia la seconda che la terza palestra. La terza è lotta, vero? E la seconda è roccia, me lo ricordo. È un moschino. È tutto finito. Credo sia, non ironicamente, finito il percorso. È ora di qua. No? E come ci arrivo a quello strumento? Da qui? Sì. Stai giocando su una console PlayStation a forma di Floette? Sì, che per gli altri sembra una macchina macchia indistinta, assolutamente. Jessica colpo di fango e può imparare spaccaroccia. La terza però non la tocca. E comunque, special attack quanto c'ha? Jessica speciale? Diciamo 18, quindi è mixed questa Jessica. Ok, direi che andiamo in Freecam adesso. E non vedo l'ora. Risalvo per sicurezza. Sì, da fuori la facciamo la Freecam. Solo una rottura di scatole il dover riavviare, però per l'effetto che dà va benissimo. Sarebbe stato carino avere un tasto integrato. Quindi ora passi su PC. Prima era 8DS. Allora, vai. Giustamente non hai lo zoom out. Guardiamo l'ambiente circostante così per pura curiosità. Mio Dio.
Hanno quanti alberi uguali? Ok. Floet waiting room. Ma certo, ma certo. L'ingresso costa 1000 poco dollari a testa. Che si paga più intra? Il padrone è dell'avviso che un po' di soldi in più non guastino mai. Ma così chi è ricco diventa ancora più ricco, minchia. Shana sollevando il problema. E va bene, ecco soldi, vai. Questi soldi verranno usati per il restauro e la manutenzione del palazzo. Almeno credo. Le idee confuse il maggiordomo. Si è buggato la flicam. Bug noto. Questi soldi verranno usati per il restauro, almeno credo. Benissimo, guardiamoci in Freecam il palazzo, che dà l'illusione di poter essere esplorato per intero, ma in verità no. La porta non ha nessun simbolo particolare. No. Un po' la base dell'arma da Z, la porta, ma non lo è, non prendetemi sul serio. Un fiore, probabilmente è un fiore, basta. Grazie, prof. Oddio, siamo bannati. Dov'è? È finito! Il mio meraviglioso furfru! Il mio piccolo dolce furfru è sparito! Oh, Frisì, ha sentito? Cerchiamolo anche noi, dai! Se uno dei miei Pokémon sparisse, sarei veramente disperata. Non ha altro dialogo. Ma tu guarda un po' sti Bisharp. Statua di un Bisharp, il Pokémon che guida i gruppi di Ponyard. E in teoria erano i generali dell'esercito di Azetalur. Il mio piccolo dolce furfru è sparito. Milotic non ha alcuna interazione, no. Statua di un Milotic, il Pokémon considerato il più bello del mondo. Bello è bello, il più bello del mondo non direi. Il giorno del remake faranno il King Gambit. Qui dice qualcosa? Statua d'oro di un cavaliere che proteggeva il palazzo. La vediamo bella frontale. Però è un'armatura, fine. Da questa parte troverai l'immenso giardino che è l'orgoglio di questo palazzo. Si può ammirare dalla terrazza del primo piano. Tanto mi fai vedere tutto. Poi se ne parla. Le statue sono tutte uguali. Quello di Daft Punk, veramente. Andiamo prima di qua, dai. Scegliamo una direzione. Commettiamo. Statue sono tutte uguali. Qui però c'è una porta con una stanza. Niente di che. Tra l'altro questa stanza è identica alla stanza dell'altra reggia, cioè della magione, quella lì, il maniero deludente, come cazzo si chiamava. Però è reskinnata. Un letto meraviglioso, un invito irresistibile a un sonnellino. Serena si stende sul letto e sprofonda in un sonno ristoratore. La stanza è il Dick Rating, non credo. Stavo pensando la stessa cosa, identica. Ma anche credo la disposizione della roba è identica. Quanta Francia si respira dentro questo palazzo? A Paldea mi sembrava di stare alla stazione Termini. Sono d'accordo, Sette Camicie. Cioè, qui io percepisco la nazione reale. Paldea, zero. Ok, comunque non c'è un cazzo. Immagina entrare in un museo e gli dormi dentro. Vabbè, questo non è un museo, è proprio casa di un tizio, poi è visitabile. Il letto del re. Se ci saltassi sopra avrebbe lo stesso effetto di malo sguardo, cioè non ti fa più andare via. Di questo era il letto del re, proprio. Stanza un po' piccola per essere la stanza regale. Continuiamo da questa parte, via. Ok, altra stanza.
Il padrone del palazzo l'ha semplicemente ricevuto in eredità. Troppo facile, non trovi? Solo perché i genitori sono persone eccezionali non è detto che anche i loro figli lo siano. Anzi, spesso è proprio il contrario. Stanno dicendo che il vero proprietario era un fico, mentre quello nuovo è un cazzone di merda. Attento al lato delle seghe, ma mi piacerebbe adoperarlo. Qui uno specchio finto. Non mi sembra di notare grandi elementi estetici degni di nota. Ok. No, niente gemello perché lo specchio era finto. Cioè, non che quello col gemello sia vero, però... Oh! Beh, buono! Se hanno questa risoluzione ci divertiamo. Questo è un campo di fiori. Il dipinto rappresenta il paesaggio intorno al palazzo. Pensavo molto peggio. Queste non sono macchie. Buono, buono. Chissà se riusciamo a vedere qualche altra cosa interessante. Questo è un campo di Floette, assolutamente. Gira, gira, gira. Pare che il re invitasse un gran numero di persone alle feste che teneva nel suo amatissimo giardino. Che poi... No, non volevo fare questo. Mi sa che era già visibile. Ah, dici, si vedeva anche normalmente, ci sta. Che poi... Questa è una sontuosa reggia fatta erigere, perdonatemi, da un re 300 anni fa come simbolo della sua potenza. Infatti ricordavo questa cosa. Questo re non è Azeta. Viene molto dopo e si parla di un re. Questo è un discorso che abbiamo già fatto durante la Nuzlocke Dix, ma riprendiamolo perché è importante per Zeta. Noi non sappiamo quando ha smesso di essere una monarchia Kalos. E soprattutto non sappiamo se dopo Azeta Kalos era la Kalos che conosciamo oggi, in realtà anche durante Azeta, o frammentata come Paldea. Per la cronaca, 300 anni fa non è un typo, anche in giapponese dice 300. Grazie Illuminati. In realtà non ci avevo pensato alla possibilità typo. Magari fate un controllo se avete sotto mano il gioco giapponese tutte le volte che leggiamo cose importanti. Però al momento non ci avevo pensato. Dicevo, noi non sappiamo come è messa Kalos né durante Azeta, si parla del re di Kalos, certo, ma Kalos era grande come ora? Boh. Né come era messa durante questi 300 anni fa che sono menzionati. No, non può essere il fratello, il discendente del fratello Elisio. Penso tu rispondessi a qualcuno in chat. Tecnicamente... potrebbe anche essere un discendente, eh? 300 anni fa Elisio non esisteva. Però lo vedo fuori dal personaggio. Ci arriveremo, ok? Al fratello di Azeta. Ma il fratello di Azeta è uno che si pente proprio di avere il potere in mano. E che vuole dedicarsi all'unione Pokémon umano, allo sviluppo, alla scienza. Non ce lo vedo il fratello di Azeta, o meglio un suo discendente, a essere proprietario della Reggia Aurea. E a comportarsi da re. Può essere che fosse suddivisa in regni minori al tempo di Azeta, che poi l'abbia unificata. Ma questo è 300 anni fa e si parla di un re. Ma allora sta villa sarebbe di Elisio, no? Invece l'ha ereditata sto random NPC. È vero, è una considerazione giusta. Potrebbe in teoria la famiglia essere allargata, non sappiamo che tipo di discendente sia Elisio, ma mi torna, rasoio di Occam, giusto. Il fatto è un re. Illuminati, ha il giapponese sotto mano? Un re? Oddio, non so se in giapponese c'è una differenza tra un e il. Perché in italiano un re... lo usi quando ce ne sono diversi. In teoria contemporaneamente. Ahimè no. Avevo controllato su un gameplay su YouTube diverse settimane fa, ma immaginavo che la differenza tra un e il non c'è.
E quindi questa è o una libera interpretazione a caso del localizzatore o un contesto che non abbiamo che gli è stato dato. Anche qua però dovremmo un po' occamizzare. Sto facendo delle riflessioni ad alta voce, ok? Aiutatemi. Se ci sono altri re, dove sono? Perché il maniero deludente lì, non mi ricordo il nome, non sembra proprio la reggia di un re, al massimo di un nobile. Idem con Patane, la villa che troveremo al percorso dove ci sono gli artisti che dipingono, dove si farmano i soldi in questo gioco, che non è una reggia regale. La reggia aurea e la reggia di Versailles, tecnicamente l'unico vero palazzo da re che si trova sottotono, ecco, bravi. È l'unica reggia da re che si trova in questa regione. Quindi mi verrebbe da pensare che si sta parlando di un re e non il re, perché è uno dei re di Kalos, ma i re di Kalos sono solo di Kalos, non è frammentata la situ. Per ora l'unica regione con più monarchi era Paldea. C'erano quattro re che si fecero guerra, se ricordo bene. No. Non sappiamo se c'erano altri re, non sappiamo che altre situazioni politiche c'erano, sappiamo che c'era un imperatore e altri paesi limitrofi che si facevano la guerra, ma non sappiamo quanti erano e che tipo di regime politico avevano. Però sì, di quella regione siamo sicuri che ci fosse una frammentazione politica tanto tempo fa, 300 anni fa. Tra l'altro 300 anni fa, leggende Pokémon Arceus. 50 anni dopo all'incirca. 50 anni prima questo e 50 anni dopo leggende. Perché leggende è tra i 250 e i 200 anni prima del presente. Io non penso che leggende Pokémon Z sarà ambientato in questa era di questo re. Troppo moderno. Sto cercando di spremere le meningi e chiedermi. Non abbiamo idea di quando la monarchia sia finita a Kalos, quindi se è vero che non è questo re, non è corretto dire che siamo certi, ditemi se vi torna, che non ci sia un re in leggende Pokémon Z, se è vero come è vero che oggi un re in una monarchia costituzionale c'è anche in Inghilterra. Mi torna? Quindi non possiamo escludere la presenza di un re in leggende Pokémon Z. Sappiamo che adesso non c'è, perché il tizio che ha la reggia aurea è un erede, ma non regna, non ha potere politico, è un tizio. Esattamente come Alola è decaduta. Beh, Napoleone non fu un re, ma fu un re, capisco che dici. Certo, potrebbe esserci anche qualcuno che pur non avendo il titolo di re, di fatto ha un potere assoluto. Magari la monarchia finisce proprio in Zeta. Il problema, sapete qual è? È che non credo che ci sarà un approfondimento del genere. Peccato, perché gli approfondimenti politici su Pokémon non sono praticamente mai arrivati e invece io li vorrei. Non so se un approfondimento politico come la monarchia a Kalos può avere spazio in un gioco che è ambientato in una sola città. Comunque, abbiamo rinfrescato la memoria sul concetto di monarchia di Kalos. In questo caso, il re ivi presente era di 300 anni fa. Peraltro, aspettate, un'ultima riflessione. Do cazzo stava Zeta? Questa è di 300 anni fa. Non ci è dato saperlo. La Lega? Qual era il palazzo di Azeta? Non questo.
che viene 2700 anni dopo. Chi lo sa? Azzunzu. O magari era a Luminopoli e ora non c'è più. Vicino all'arma. Ma dove? Oh, questo che cos'è? Titolo: Il radioso futuro. Non capisco. È il palazzo, semplicemente il palazzo, però cosa c'è raffigurato? Sans, che cazzo è? È la sala più avanti. Floette. Sembrano altri due quadri. Lo vedi il floette qui? Assolutamente no. Mi sembra di vedere dei fiori in realtà rossi in un quadro e nell'altro un dipinto dorato. Che dici te? Chi ha costruito il palazzo doveva avere una sensibilità artistica fuori dal comune. In tutto l'edificio si respira un'atmosfera di raffinata eleganza. E qui abbiamo fatto, vero? Possiamo fare la parte a destra, non saliamo ancora. Ok, lui è il coglione. Ho ora di perdermi delle porte. Grazie Luciano della Sub. Sono un menestrello girovago e questa è la mia storia. 300 anni fa rovine e distruzione colpirono Kalos, la nostra bella regione. Una guerra terribile, un declino inesorabile. Per uomini e Pokémon un tormento implacabile. Vedere una mancia? No. Qui parla... questo ovviamente parla della guerra di Hadrian. 3000, ha detto 3000. Sì. Scusate. Ma è chiaro che parlasse della guerra di Azeroth. Vedete che torna il per uomini e Pokémon. Secondo me faranno tanto gioco su sta cosa in ZA. Che gli uomini e Pokémon insieme si affrancano dal tormento di X anni prima. Se gli do la mancia mi racconta qualcos'altro? Non mi pare. Sono felice che la mia canzone ti sia piaciuta. Se ti do un centello. Niente. È la guerra tra Z e suo fratello, ragazzi. La bellezza di questo palazzo non sta solo nell'architettura, ma anche nell'armonia espressa dall'insieme di sculture e dipinti. Ho buttato via 1100 pochi dollari, vabbè, ci ho provato. La famiglia. Il glorioso passato. E di sopra che c'è? Ah, è lo stesso quadro dei fiori. Il glorioso passato. Sembrano solo donne. Questa era una regina. Oh, quindi se ne stavano qui tranquilli ad aspettare? I Pokémon sono davvero sorprendenti. Mi sa che dobbiamo ascoltare lui per capire. Questa era una sala d'attesa per i Pokémon che dovevano affrontare delle lotte. Sala d'attesa? Non sembra una bella cosa, pare tipo il Colosseo, però. Un re perché le altre erano regine. Il glorioso passato e il radioso futuro. Non vedo però legame se non a livello di parole tra i due quadri. Cioè, il glorioso passato è la famiglia, il glorioso futuro è la reggia per come è arrivata adesso. Fine. Pokémon glorioso e Pokémon radioso.
teaser non a gen. Beh, suona molto come una lotta tra schiavi per il giubileo dei nobili. E infatti Gabriele, cioè, mi ha dato anche a me queste sensazioni, però in teoria non è molto in linea con quanto questo re venga ricordato come un grande. In passato questa stanza era riccamente decorata con oggetti d'oro e d'argento, gioielli e medaglie. Beh, non che ora sia meno sfarzosa. Grazie Aurora, buonasera. Wow. Tommy San, quello del castello Lotta non è quello di Baticopoli? Gli farebbe meglio mangiare allegramente in compagnia anziché abbuffarsi in solitudine. Cosa? Grazie Elena della sub. Frate. Per il padrone del palazzo un banchetto pantagruelico non è che la normalità. Immagino che non ci sia niente di strano se si è abituati così. Ok, quindi parla del proprietario. Tipo strano. Con te abbiamo già parlato? No. Chissà cosa pensava dei Pokémon il re di Kalos. Questo re. Ancora una volta occamizziamo. Era il re di Kalos. Non ha senso qui fare riferimento a Zeta, se non specificamente parlando di 3000 anni fa. Quindi era il re di Kalos. Chissà cosa pensava dei Pokémon. Ci sono delle statue dei Pokémon dentro la reggia, quindi continuo a non poterlo dipingere come un bastardo che fa lottare i Pokémon. Vero è che erano nell'esercito. Lo dice guardando il quadro. No, no, ma infatti. Sembra di essere in una fiaba. Sì, sono d'accordo, Gorski, se parlasse di AZ, essendo che comunque c'è memoria dell'evento, non sarebbe così aleatorio. E non ricordando altri re, mi sa che è stato l'ultimo. Quindi no, in teoria in ZA la monarchia è già caduta. A me basta che vendano dei souvenir. Vorrei tanto dei lavottini. Mi sembra sempre qualcosa di sporco e pornografico il lavottino. Dunque, la prossima stanza è la prossima stanza. Dove siamo? Allora, secondo la guida, dove sono i numeri delle pagine? Ah, non ho capito un cazzo. Questa sedia è così bella. Perfetta da tutti i punti di vista. Che design stupendo. Il riflesso negli specchi del corridoio dà l'impressione che ci siano due terrazze, giusto, perché ora c'è il corridoio da terrazza, ma prima stanze. Sembra che i re del passato si servissero dei Pokémon come sentinelle, probabilmente di quelli con l'abilità insonnia, sarebbe perfetta per un incarico del genere. I re, quindi non era una specialità di un re solo. In realtà questa cosa noi già la sappiamo, perché i Sigilyph erano delle sentinelle, i Golet e i Golurk erano dei golem di una civiltà molto misteriosa della quale sappiamo ancora poco. Non ci dice però questa roba molto sul tipo di rapporto. Si servono dei Pokémon come sentinelle, benissimo. Ma in un certo senso anche Villaggio Giubilo a fine gioco di Leggende Arceus si serve dei Pokémon per costruire i palazzi. Questo però non comporta una schiavitù dei Pokémon. Quindi non salterei troppo a conclusioni. Ecco, questo sarebbe il tipico momento in cui andrei a citofonare a Goggles per chiedergli se il verbo in giapponese permette un'interpretazione più netta del rapporto, del tipo di rapporto che c'è tra uomini e Pokémon, perché in italiano servirsi di non necessariamente
comporta un rapporto di servitù. Mi sono servito di questo strumento per fare A, B, C. Non vuol dire per forza ho un servo, ok? Un letto sontuoso sul quale probabilmente dormiva il re. Ah, questo è il letto del re, quindi. Quello di prima no. Il re quindi dormiva da solo? Spaccava i pugnetti il re. Solo usciva. Ok, qua abbiamo fatto. Non ci sono altre stanze? Qui siamo saliti. Qui ci sono le tre tipe. Quello era proprio il letto delle seghe. Ok. Oddio, ma quanti gemelli? Ah no, uno solo. Uno solo che gira da più parti. Poverino. Mancata una, mi sa. Stanza saltata. Ok, ok, torno indietro. Ma la skybox ha la chalice bannato. E buggato. Che stanza ho missato? Questa accanto non l'avevo fatta. Ah no, merda. Chissà chi raffigura questo ritratto. Forse il nobile che ha costruito il palazzo? Sì, 100%. Non possiamo alzare la visuale, quindi ci dobbiamo accontentare di questo. Un po' la barbetta elisica, però ce l'ha, eh. Mai visto così, comunque. In tante run che ho fatto in sesta, mai visto. Perché si vede troppo storto nella visuale tradizionale. Se trovo uno shot. Premesso che potrebbe essere un caso. Oh mio Dio. Perché non è detto che avessero da subito in mente il rendere gli antenati identici ai tizi che da loro discendono, è da segnalare che la barbetta sembra proprio quella. Vedete che c'ha questi spunzoncini? I capelli rossicci. È vero, anche le sopracciglia. Ce le vedo, la stessa distanza dall'occhio. Nel qual caso però Soul Celebi prima sollevava un'obiezione comunque sensata. Cioè, se Elisio è discendente di questo tizio, perché lo eredita Gianfranco, che è sicuramente parte della famiglia, perché lo dicono le persone che lavorano nella reggia. Perché questo tizio eredita non Elisio? La risposta potrebbe essere perché
ormai la discendenza è talmente tanto frammentata da 300 anni che non è un direttissimo parente della famiglia che poi a un certo punto si è tenuto la reggia a sangue nobile, è dentro di lui il sangue del fratello, ma più lontano rispetto al tizio che l'ha ereditato. Se ti avvicini si vede peggio, viene tagliata la faccia. Quindi la risolverei così. Dalle evidenze sembrerebbe questo. Il che però, essendo che a Z ha i capelli neri, vorrebbe dire, sempre occamizzando, no, gli asset non li trovo in giro sul Celebi. In chat dicono che nel postgame faccia notare la somiglianza fra quel tipo e AZ apparentemente. Quello poi lo vedremo. No, Bianchi li ha adesso, ragazzi. AZ ha canonicamente da giovane i capelli neri. Vi prendo una foto di AZ da giovane, magari non ve lo ricordate. Tanto ste live servono a questo, eh. Che io non mi ricordavo il dialogo del postgame. AZ da giovane ha i capelli neri. E poi da vecchio che li ha bianchi, perché ormai è immortale, è invecchiato. No, AZ non ci assomiglia, ma questo ci interessa poco, perché appunto la discendenza regale sappiamo che è di due fratelli. E in realtà sappiamo anche che AZ abbandona e verosimilmente non ha avuto figli. Non me li ricordavo neri, help. Ecco qua, AZ da giovane. Allora, Elisio ce lo vedo parecchio, AZ no, ma seguitemi, volevo dire questo. La discendenza regale non può che essere del fratello e non di AZ, perché AZ va via, non ha figli, non conosciamo mogli, non conosciamo in realtà niente della storia di AZ se non il fatto che impazzisce e scappa, abbandona questo luogo. E il fratello torna qui nascondendo l'arma. Quindi non è improbabile, non ci viene detto esplicitamente, ma non è improbabile che poi possa lui sistemare le cose a Kalos perché si sente in colpa. Ripasseremo questa cosa quando arriveremo al laboratorio di AZ e leggeremo anche l'intervista di Masuda, che è super complementare per la lore della monarchia di Kalos. Però, riassumendo e ricordandovi anche quanto detto nel video analisi di ZA, Quello che succede è che AZ se ne va dopo aver sparato il colpo, dopo aver sacrificato i Pokémon, dopo aver ricevuto l'addio di Floet. Il fratello torna qui e si rende conto della distruzione che ha portato la guerra tra lui e suo fratello, si pente, passa tutta la vita a cercare di fare ammenda per i peccati, nasconde l'arma e in ultimo in letto di morte dice ai suoi discendenti: signori, portate Kalos ad essere radiosa e tutto il mondo ad essere un mondo che costruisce e non distrugge, perché nella mia vita la strada nella quale uomini e Pokémon si separano e si combattono l'ho vista ed è una merda, ok? Quindi, arrivo al dunque, ti assomiglia al fratello di AZ, a Elisio e quindi al fratello di AZ e non AZ, ha senso? Ha super senso. Però non è mai stato detto esplicitamente. Scusate, non ho mai visto una live come questa. In questi momenti è consentito scrivere cose stupide nel momento teorie. Ma certo, ragazzi, scrivete quello che volete, non vi preoccupate. In chat siete fossilizzati su AZ. Possono inventarsi 100.000 dinastie e linee familiari nascoste e secondarie. Sì, ma no. Cioè, sì, sono d'accordo. Tecnicamente possono. No. Io non penso che con un personaggio così misterioso come il fratello di AZ non vadano poi ad approfondirlo in uno ZA. Come vedete,
si può scrivere tranquillamente anche puttanate. Non viene mai esplicitato che il fratello di Azeta si senta così tanto in colpa da sentirsi in dovere di governare anche su Kalos per riportarla ai vecchi fasti dopo averla distrutta. Questo quadro lo rende possibile. E il nome del fratello di Azeta, Azeta. Sembra una battuta, però se uno si chiama Azeta. Manco io l'ho mai vista in questo modo fino a ora. Vedete perché serve fare questa run. È Z-A. Chiaramente non può chiamarsi Z-A. Però potrebbero dirti che leggende Z-A e c'è il trattino di mezzo perché Z e Zygarde, A è un altro Pokémon e il tizio si chiama Z-A. Cioè non è così assurda come cosa. Non è così assurda. Se proprio volessimo trovarci una poesia, AZ è AZ perché è l'inizio di Kalos e la sua fine quando impazzisce. Il fratello è ZA perché è la fine di Kalos, ma quando si pente è l'inizio della nuova Kalos pacifica. Fino ad una nuova AZ che è Elisio, che vuole finire di nuovo il mondo dopo aver iniziato il suo percorso per epurarlo dal problema delle risorse. Quindi, più ci navigo dentro quest'idea, più non mi sembra assurda. Non dico che sia probabile, dico che non è assurda. Non è assurda. Meno male che abbiamo beccato sta stanza e la stavo saltando. Hai ragione, Maverick. Tra l'altro, ZA, secondo me il trattino, sono d'accordo, lo ha anche per un motivo fonetico, per evitare leggende Pokémon ZA. Perché nessuno direbbe AZ, ma essendo che consonante vocale in quasi tutto l'Occidente emette un suono, il trattino serve per far capire che sono due lettere e non un'unica sillaba. AZ. AZ. Bene, io mi sento francamente edificato da questo momento riflessivo. Bene. Capiremo. Peccato che non si possa andare in alto. Ok, ora ho visto tutto però. Devo andare nell'altra ala. AZ è il vero nome? Non lo sappiamo. Tecnicamente sì. Non lo sappiamo per certo. Qualcosa da notare sul gemello? È carino. Skybox. Io lascerei Elisio e ci guarda per tutta la live. Non lo so, ragazzi, non lo so. La terrazza si gode di una vista stupenda. Sono d'accordo, se potete, mod, screenate quel re e mettetelo da parte. Potrebbe riservire. Il re mangiava questa tavola insieme ai suoi Pokémon. Decisamente non uno schiavista. Questo re. Perché AZ lo è certificato uno schiavista. Ne parla anche Masuda. Questo re non lo è. Ma guardate un po' come tutto si ricollegherebbe a il fratello di AZ diventa poi re, la sua discendenza seguendo il precetto di quest'uomo invita i Pokémon a tavola. Ricordatevi che AZ vuole bene solo a Floette. Gli altri li ha sacrificati come carne da macello. AZ era un merdone.
E non sto scherzando. AZ era veramente un merdone. AZ era un bastardo. AZ era un egoista. AZ era un re di merda. Che ha compiuto un genocidio. Uno. Due, ha ammazzato un botto di Pokémon solamente per far risorgere il suo. Grazie Giulio Talking Slow della sub 31esimo mese di Tier 1. Cioè, AZ era proprio un personaggio negativo in ogni sua forma. All'inizio era partito bene, poi però è completamente impazzito. Nell'intervista che leggeremo capirete che Masuda, secondo me, all'inizio ce l'aveva in mente molto più come un personaggio grigio. Devo dire che poi questa cosa non emerge troppo da XY. Sembra un po' una vittima e basta. Secondo me... Ovvia, ora oggi si parla, eh. Però che si deve fare? La Reggia... Lo sapevate che la live nella Reggia Aurea sarebbe stata così, ci saranno altri live così. La facciamo apposta questa run. Secondo me facciamo mezza battaglia oggi. Allora... Io credo che ci sia un problema, tanti problemi, ma un problema in particolare nel personaggio di AZ. Cioè, è un personaggio che viene fatto passare da vittima e che viene redento solamente perché Elisio lo mette in prigione ed è nel presente cattivo. Ma non c'è nessun'altra motivazione per la quale Floette dovrebbe tornare. O comunque non entriamo mai nella testa di Floette per capire perché dopo 3.000 anni AZ venga perdonato, se è vero come è vero che è 3.000 anni che AZ insegue questo Floette e guarda caso ora decide di tornare. Per il modo in cui viene trattato il personaggio, noi arriviamo alla fine e pensiamo, boh, che carino, mette la manina così e scende Floette, finalmente si sono ritrovati. Però Floette se n'è andato perché AZ è una persona di merda. E nel gioco AZ non fa niente per non essere una persona di merda. Vi torna? AZ non fa nulla che non sia vagare in eterno e poi essere imprigionato da Elisio per in qualche modo dimostrare di aver capito. Perché non fa proprio niente, sono d'accordo, non fa nulla nel gioco. E tanto più non fa niente per dimostrarci come dall'epoca a ora la sua idea sia cambiata e la sua redenzione sia avvenuta. Quindi, secondo me, nella testa di Masuda c'era magari tutta una storyline per un personaggio grigio. Forse, pur non raccontando niente della sua storia, sarebbe stato più d'impatto, per veicolare davvero il significato di quest'uomo, non farlo rincontrare con Floette. Però mi rendo conto che non è un lieto fine da Pokémon. Cioè, AZ e Floette si devono rincontrare. Però per come AZ viene raccontato, non fa qualcosa tale da far tornare Floette e far dire a questo Pokémon: è un genocida di merda. Ma torniamo. Che capite bene che è una cosa un po' difficile anche da pensare, quindi... Avverto tanto la frizione tra è un gioco Pokémon e Masuda che voleva parlare di guerra e di genocidio. Si vede che non si sono incastrate le cose. E quindi AZ in particolare è venuto fuori un personaggio un po' così. Non avremmo il meme It has been 3000 years, quindi bene così, assolutamente. Però, ecco, altra cosa da esplorare in ZA, magari verso un pubblico più maturo, è quanto fosse una merda Z. Perché la Z è veramente un personaggio negativo, se non il personaggio più negativo della storia di Pokémon. Perché Etelo aveva delle intenzioni tremende, voleva resettare l'intero mondo, ok? Ma poi non è riuscito a farlo. A Z il genocidio l'ha fatto davvero. Personaggio grigio, ora Sam, attenzione, leggo il tuo commento, da personaggio grigio a genocida è un attimo. No, genocida prima, ora è un personaggio grigio perché è un personaggio tremendo ma che cerca palesemente la redenzione e però non la trova. Non la trova. Persino più negativo del ragazzo che scambia Hunter con la pietra stante, no.
Dio madonna, mi è scivolata la levetta. Dicevo, però, in questa timeline di 300 anni fa, il re mangia con Pokémon. Sembra che in passato esistesse un libro proibito. Ma lo sapete che me le sono scordate queste cose? Queste cose le ho scoperte durante la Nuzlocke di qualche anno fa, ma poi le ho rimosse probabilmente perché non c'è stata applicazione. Mi ricordo, adesso che la leggo, sto ricordando e mi ricordo di aver avuto la stessa reazione. E ce ne scorderemo di nuovo fino a 2025. Improbabile, perché sta roba qui finirà verosimilmente nei prossimi video analisi. No, questa ora la cementifichiamo, altro che. Sembra che in passato esistesse un libro proibito che conteneva il segreto per far rivivere i Pokémon. In altre parole, il libro che ha consentito ad Azeta di creare l'arma. Rasoio di Occam li ha fatti rivivere con l'arma. È un libretto di istruzioni dell'arma. Rasoio di Occam 2 è il libretto che ha usato per costruire l'arma. Proibito. Proibito da chi? Ci sono due opzioni qua. Al solito. Qui... Scusate, è appena arrivata un'altra mail carinissima oggi e quando vedo mail a quest'ora mi preoccupo. Mi hanno scritto i ragazzi di Byte & Studios e Raw Fury. Mi mandano una copia fisica con trading card game, sticker e altre cosine di Cassette Beast. Oh, dopo li ringrazio. Poi ve le faccio vedere in live. Che dolcini. Che carini. Ma torniamo alle cose oscure. Ci sono due possibilità. Il libro è proibito ora. Proibito da chi? Dal fratello di Azeta. Noi non dobbiamo usare la tecnologia, disse lui, per fare male o per costruire. Quindi bandiamo il libro. Oppure proibito sin dai tempi di Azeta. Sarebbe comunque passato. Quindi non c'è proprio modo di uscirne. Entrambe le strade sono possibili. Come fai a non supportare e volere il meglio per uno studio così? Sono d'accordo. Ma se fossero sul serio libro scalato e libro violetto, non credo. Con la macchina del tempo potresti impedire la morte facendo quindi rivivere. Di sicuro non è così, ma lasciatemi fantasticare. Ma più che altro, Andrea, sappiamo per certo che questa macchina uccide, quindi non può essere la macchina del tempo. Grazie Vincenzo, del 31esimo tier 1. Il libro proibito. Se devo scegliere, è stato proibito dopo dal fratello di Azeta. Rimane il mistero. Endo l'ha pigliato a Azeta. Questa tecnologia è solo di Azeta. Nessun altro mai la replicherà in tutto il mondo Pokémon. Rimane il mistero del dove l'ha pigliato. E addirittura viene prima l'uovo o la gallina. Bravo Gorski, mi hai letto nel pensiero. Viene prima l'uovo o la gallina. Cioè, Azeta sa già come costruire la macchina, scrive un libro, o Azeta trova un libro e scopre come fare la macchina? C'è tanto che non si sa, fin troppo. Aurora scrive: sto studiando giapponese e anche se inesperta o brava come Goggles, ho voluto provare a vedere il verbo nella frase della cameriera. Da quanto scritto in chat, il verbo dovrebbe essere pippirippi, ovvero galdilog, che dovrebbe significare chiedere, pregare qualcuno, dare fiducia a qualcuno, assumere qualcuno, chiedere l'intervento di qualcuno. Quindi non c'è servitù, non c'è servilismo, è in linea con il tavolo. Ma insomma, direi che questo, Aurora, grazie, conferma ulteriormente che questo re era benevolo.
ci sono troppi punti interrogativi per generare una sola risposta certa, ci possiamo limitare a elencare le possibilità, purtroppo molto diverse fra loro. Libro proibito, siamo a Yugiolandia e come c'è Exodia, il proibito sigillato con le catene diviso in 5 pezzi, 10.000 anni fa è stato creato il libro proibito della tecnologia aliena e poi AZ lo ritrova e fa la macchina. Opzione B. Il libro AZ lo scrive e poi diventa proibito perché lo proibisce il fratello. Opzione C. È comunque proibito perché lo proibisce il fratello, non è antico, è alieno. Non era proibito al tempo, era un segreto di AZ. La cosa sulla quale possiamo essere certi è che questa tecnologia non era di dominio pubblico. Grazie Sunny Day. 29esimo Tier 1. Sera sai, dedicheresti a me e al mio ragazzo Elia un actually detto con voce di trovato? Già fatto. Un baciotto. Ma un abbraccio. Grazie alla sub. Ma se poi diventa proibito dal fratello, perché adesso il libro non esiste più? Perché magari l'hanno anche fatto sparire. Lo hanno prima proibito, poi hanno detto, sai cosa? Facciamo sparire. Con Raxos, 24esimo di Tier 1, 2 anni quindi. Scusate l'ignoranza, ma cosa si intende per rasoio di Occam? La cosa più facile, l'interpretazione, la soluzione più semplice è il rasoio di Occam, ok? Tra due o più opzioni, scegliere la più semplice, la più intuitiva. Sto qua come fa a saperlo? Ci sta, è una voce di corridoio, sembra che... si dice che è una leggenda. Opzione D, ma non è così. È una leggenda falsa. Improbabile. Ma è solo una leggenda. Non vedo come un libro del genere potrebbe trovarsi nella biblioteca del palazzo. Strana quest'ultima parte. Sembra quasi suggerire che nella mente di Game Freak invece magari in un Pokémon Z questo libro sarebbe cicciato fuori proprio nel palazzo. È il tipico dialogo infantile alla Game Freak. Strano, non penso proprio che si trovi qui. E invece si trova qui. Ma magari neanche il tizio ormai che cerca Furfru lo sa. C'è un libro intitolato Trasformazione di Pokémon e Pietre Misteriose. Questo avvenimento è accaduto a Yantaropoli. In concomitanza con l'inizio di una lotta, un Pokémon si trasformò, è la mega evoluzione. E ci sia un nesso fra la trasformazione e la misteriosa pietra tenuta in mano dalla persona accanto al Pokémon. Era il tizio che arrivò da fuori che portò la mega. Sullo scaffale sono allineati i libri che trattano di Pokémon, scienza, geografia, eccetera, eccetera. Io non penso che abbiano prompt diversi angoli della libre, però. Vediamo. Purtroppo. Adesso troviamo il libro proibito. First World. No. Ragazzi, è la leggendaria Pokéball che rimane. Solo che qui è un elemento di arredo, ma è la leggendaria Pokéball che rimane appesa a cazzo nelle mappe di Scarlatto e Violetto. Ah no, è un oggetto. Mi sembrava un elemento di arredo del camino da questa prospettiva. Perché era proprio davanti. Quindi niente, non sono riuscito a salvare Scarlatto e Violetto. Perché da questa prospettiva sembrava proprio che il camino qua nella stanza dei libri avesse una Pokéball al centro. Dall'alto probabilmente avremmo visto che era staccata. Rasoio di Occam non pervenuto. Bom. Direi...
Riflessione finita. Che cazzo di mistero. Da dove cazzo viene quest'arma? Sono piuttosto disorientato. Noi veniamo da qui? Sì. Stanza vista, stanza vista. Ok. Ah, che stanchezza. Cribbio. Litipelle. Gente che guarda un letto. Secondo me un buon letto è un letto su cui si riesce a dormire bene. Per quanto antico o prezioso, un letto scomodo è pur sempre un letto scomodo. Vai a fare in culo. Chissà se su quel letto dormivano dei Pokémon. Comunque una riflessione più azzeccata di quella della signora. Trintria. Direi finito. Possiamo uscire fuori in terrazzo. Concordate? Facciamo il giro da di qua per sicurezza, ma dovremmo riessere al piano terra. Ci vuole un sovrano straordinario per costruire un palazzo straordinario. L'NPC comunque di prima ha un grande Chad, il maggiordomo. Sì, ci siamo, fantastico. Peraltro un sovrano molto vicino a Unima. Le statue che vedremo ora sono tutte unimiane. C'è Golurk, ci sono Reshiram e Zekrom. Forse solo Reshiram, non mi ricordo. Però vediamo tanto. Ah, ma non si va da qua al giardino, se non così. Da qua però si vede. Ok, c'è anche Zekrom dall'altra parte. È in ombra, ma c'è. Oh, ma possiamo vedere bene bene dall'alto la mappa. Solrock? Qual è Solrock? Ma cosa c'è? Nient'altro? Chandelier, mi sa. Chandelier? Quello che cazzo è? Grazie Momotaro della sub. Pyroar. Sì, ci sta Pyroar effettivamente. E poi un cazzo. Cioè, che cos'è? Non è un Pokémon l'ultimo? Volcarona. Ah, ma questo dite? Solrock è in alto a destra. Chandelure palesemente in basso a sinistra. E poi in alto a sinistra non capisco cosa sia. Aspettate un attimo, eh. È Oranguru. Vediamo se la trovo su Bulba. Sicuro la trovo da Bulba. Bulba, Pidia. Come si chiama? Sapete come si chiama in inglese? Parfum Palace, trovato. Vediamo se c'è la mappa dall'alto. Sì, c'è la mappa dall'alto. È Pyroar, direi, con un po' di fantasia, ma è Pyroar e lui è un cazzo, basta. Adesso vi faccio vedere. Jardin of the Palates. Corretto. Odini. Ah, ok, era Giallo che mandava una foto. Bastiodon con tanta fantasia. Queste sono le immagini della guida, raga. Guida ufficiale. Ci vai dopo con Fufru, è solo un labirinto. Ma mi ricordo, ragazzi, che quello è il giardino. Semplicemente volevo capire dall'alto cos'erano. Secondo me non è niente. Vivillon. Sì, forse sono delle alette, dite. Brutto in culo però rispetto agli altri. Probabilmente è solo una roba a caso.
Vabbè, ci abbiamo provato. Qui dal cazziamo, quelli sono Dratini. Tra l'altro Dratini è anche nella statua, nella fontana dei tizi, dei genitori di Nemi. Enrichi. Come cazzo si andava nel giardino? Ha una forma utile a permettere il mini puzzle con Frufru, sì, probabilmente sì. Forse da lui? Sì. Da questa parte troverai l'immenso giardino che è l'orgoglio di questo palazzo. Questo godo in Free Cam, sinceramente. Questo godo. Cavaliere, un palpito e un Golurk, che però si vede meglio paradossalmente con la non free cam perché c'è uno zoom out. Però sappiamo com'è fatto Golurk. Uomini e Pokémon insieme nell'esercito. Salviamo, visto una cosa brutta. Io darò un'occhiata in fondo al giardino, eh. E Golurk ha in braccio Eevee, vero? Aspetta che forse da qua lo vediamo intero. Eccolo qua. Perché proprio Palpitoad? Perché se lo scoprirebbe Linksai. Il nome, il nickname intero l'ho detto apposta. Sono due statue, sì. L'altra però non si vede mai, ora che ci penso. O forse... no. Ma che vuoi? L'altro si vede? Andando nella direzione opposta. Sta cosa è gratuita, ma non conoscete la lore, allora se dite che è gratuita. Era Sismitoad. Ah, ok, ok. Allora niente. Non si vede. In teoria se torni indietro, essendoci la camera fissata, non dovresti vederlo. No, io non riesco a vederla. Quindi ci sono due statue, ma noi ne vediamo solo una. Pensa te. Però forse dalla mappa dall'alto di prima si vede. Cioè se guardi la guida, in teoria... realizzi che ce ne sono due. Sì. Dalla guida puoi vedere che ce ne sono due. Perché la foto è dall'alto. Vabbè. Marzia, un abbraccio. Sto scherzando. Però a questo punto vorrei sapere se ti scoperesti anche Palpitoad o se è solo Sismitoad. Ok. Ah, dal balcone anche si vede. Stato di Reshiram, un Pokémon che aiuta chi vuole costruire un mondo in cui trionfi la verità. Non si può andare qua. Oh, invece sì. Oddio. Cartello del surf e 3DNC. Scultura che rappresenta una Pokéball è stata aggiunta in un periodo successivo. Perché le Pokéball non esistevano? Anni fa viene eretto il palazzo, 250 anni fa vengono create le Pokéball dall'Aven, ma non così. Questa è una Pokéball moderna e per questo solo dopo appare questa statua. Era tutto già scritto, ragazzi, era tutto già scritto.
Ma qui si combatte? Pare che un re del passato abbia stabilito delle regole per visitare questo giardino. Ma un re non dovrebbe avere cose più importanti da decidere? Vabbè, non è detto. Pokémon Axe. Quanti uomini e quanti Pokémon servono per costruire un giardino così grande? Tanti. Ma fatti i cazzi tuoi. Ho visto un Fufru correre verso il fondo del giardino, veloce come se avesse visto un Duskull. Meglio Duskmar, secondo me, come esempio, sorella. Favorire palle e documenti per entrare in giardino. Se hai la medaglia insetto, puoi usare taglio per abbattere gli alberi spinosi. Da qualche parte nel giardino ce ne dovrebbe essere una. Se la trovi è tua. Sì, ma non abbiamo ancora taglio. O sono pazzo? Bellissimo momento. Jessica, per ora... Sì, ha detto che nel giardino ce n'è una. Sì, però non sapevo dove. Pokémon Y. Togli ritorno il cazzo. Togliamo agilità, tanto rimarrà pedone per un bel posto. Non è? Guarda Shana che vola. Vediamo anche Fulfru in realtà, grazie alla free cam. Strumento qua. L'ho visto. È un casino sto posto con la free cam. Sì, il labirinto sì. Perché dovremmo vedere dall'alto. Invece vediamo dal basso, quindi non sappiamo. Tra l'altro non si capisce. Cioè non sappiamo dove sono ubicati gli strumenti e non si capisce neanche bene dove sono le collisioni. Questo labirinto è effettivamente un labirinto, l'Africam. Oh, c'è un oggetto qua. No, no, vabbè, ormai l'esperienza la voglio che sia full in Africam. Oh, c'è un altro oggetto lì. Sono in live anche domani, Matte. 21:30 con Sabaku e facciamo Metal Gear. Con lei ci abbiamo parlato? Secondo l'usanza di 3000 anni fa... Anche il sovrano che ha fatto costruire questo palazzo... Ma ci ha droppato la lore grossa la sorella. Anche il sovrano che ha fatto costruire questo palazzo governava da solo l'enorme territorio di Kalos. Ci ha risposto alla domanda. No, non è un errore, ragazzi. No, no, fermi. Secondo l'usanza di 3000 anni fa, anche quello che l'ha fatto 300 anni fa
governava su Kalos da solo. Ci sta dicendo che il re è uno solo e il territorio è uno solo. Non c'erano altre monarchie. Non c'erano altri tizi o tizie. Erano 3.000, non 300. No, fermi. Sta cazzo di mosca. Fermi. Sta dicendo, secondo l'usanza di 3.000 anni fa, quindi secondo quella che già esisteva 3.000 anni fa, anche il sovrano di 300 anni fa ha fatto costruire questo, cioè che ha fatto costruire questo palazzo, governava da solo Kalos. Capito? Ci sta. Ok, quindi erano tutti da soli, verosimilmente. Pare che un re del passato tenesse in questo giardino delle grandi feste alle quali potevano partecipare tutti. Sì, lui invece era un cillato. Aspetta, prima parliamo con tutti gli altri. Ma che bella sta vecchia. Io sì, con questa vecchia. Ma guardate che bella vecchia. Gran bella signora. Guarda, anche i piedini di fuori. Per me una vecchia è tutto spessore. La mela è matura. La Reggia Aurea è una reggia tra le regge. La si potrebbe tranquillamente definire la regina delle regge. Non avessi aperto bocca. Scultura che rappresenta una Pokéball. L'abbiamo già letto, non ha un prompt diverso. Zegrom de marmo, che aiuta chi ha un ideale. La statua del Pokémon all'ingresso del giardino rappresenta Reshiram, questa invece raffigura Zegrom. Sono entrambi Pokémon leggendari della regione di Unima. La regione di Kalos e quella di Unima hanno probabilmente avuto qualche contatto. I re erano amici? O magari, viste le solite storie fantasy sulla monarchia, c'è stato un matrimonio? Per un momento re e regina governavano insieme su Kalos e Unima? Del resto, uno dei gemelli, il vincente, avrà avuto una discendenza, no? Una volta sognavo di diventare una principessa, ma ho cambiato idea. Non farei che perdermi in un posto come questo. Beh, io anche senza essere un principe mi perdo. I due re uomini erano molto amici. Dormivano insieme. Si volevano molto bene. Di tutto questo mi piace uomini dentro la frase. I due re uomini si volevano molto bene. E oggi legiferiamo, caro re. Sì, collega, legiferiamo. Pare che un re... Ok, sì, va bene. Abbiamo parlato con tutti? Sa di sì. Possiamo andare a fare il frufru. Pokémon impronunciabile. Furfru. Frufru. Ed ecco che la leggenda dei due re trova in questo Pokémon
un solido collegamento. Non scappare, vieni. Non scappare, vieni qui. Ehi, Frisì, dammi una mano. Ah, ok, ma forza la non free cam qua. Lì le siepi formano un vicolo cieco. Cerchiamo di intrappolarlo laggiù. Tra l'altro, termine delle medie che ho ricordato ora, perché boh, aveva completamente abbandonato il mio vocabolario. Io gli impedirò di scappare, dimmi dove mi devo mettere. Ad esempio, qui? Qui? Quando hai deciso dove vuoi che mi metta, dimmelo, ok? Con il lavoro di squadra possiamo riuscire a catturare il Fulfù. Ah, mi si muove lei. Sì, sì, va bene, poi ti faccio spostare. Non avete visto come corre? Vabbè, dobbiamo spostare Shana, se no non ne usciamo. Cocainomane. Ok. Dai, Shana. E adesso lo dobbiamo bloccare. Dove lo blocchiamo? Forse dovrei mettermi in un punto dove posso controllare più vie. E sono d'accordo. Se ti metti qua. Roberta. No. Sì. No. Dov'è? È andato? Ma non si può mettere in mezzo, Shana? Perché non ti puoi mettere in mezzo? Mettiti in mezzo, è molto più strategico. Grazie, Creepy. Senza free cam è più semplice. Me ne rendo conto, ma ormai stiamo facendo momento puzzle, ho tempo per fare un giro. Guarda, puoi stare 40 minuti. No, che cazzo fai? No. Grazie del ride, Creepy. Grazie mille, benvenuti. Stiamo fallendo, sto fallendo questo puzzle. Va bene, però dove ti puoi mettere? Qua ti piace? Vai. Vediamo se qui va bene. Non ho mai visto nessuno metterci così tanto su questo puzzle. Mettiti comodo, fratello mio. Deve stare all'entrata? È doloroso vederti. Ma come deve stare all'entrata? Ma se sta all'entrata non succede niente. No, non mi seguire, sta fermo. Ma lui continua a piottare così. Guardate. Sì, sì, vabbè. Ragazzi, non va da nessuna parte. Secondo me deve stare al lato. Secondo me deve stare dove l'avevo messa prima o qua. Ragazzi, zitti. Zitti. Ok, e ora dove vai, bastardo? Mikolas.
Va bene, adesso io la prendo. Ok, dove la metto? Dove la devo mettere? Dai, ti prego. Ti prego. Mi sta venendo troppo da ridere. Ti prego, fermo. Cosa devo fare? Allora, lui va in qua, ok? Quindi noi... Guarda un tutorial di Tox. Ok, allora... Ma perché non va su? Andà su, no? Non deve andare su. Ok. La stessa cosa da un quarto d'ora. Più difficile di Nicolaci. Fermi un attimo. Devo rendere leggendario questo momento. Siamo, sì. Allora, io ora rimetto davanti dove era prima. Fermati. Sì. Ora? Ora la metto ai lati. Ora la metto ai lati, raga. Ora la metto qua, eh. Ora non può scappare, merda. Non ha detto neanche una delle sue line. Maledetto. Potevo riuscirci dopo, almeno sentivo tutta la filastrocca. Configura audio. Vai. Allora, c'ho le lacrime, raga. Ah, bravissimo, ce l'hai fatta finalmente. Complimenti, Frisì. Tu sì che sai prevedere i Pokémon. No. È merito tuo se l'abbiamo preso. Fulfru, mi ha delato Fulfru. Oh, siete stati voi a ritrovare il mio fuffoloso Fulfru. Fulfru, oh, mi ha adorato. Una vera fortuna. Questo è un evento speciale. Bisogna festeggiarlo con dei fuochi d'artificio. Io e il mio Pokémon ci siamo riuniti. Celebriamo il rinsaldarsi del nostro legame con un bellissimo spettacolo pirotecnico. Vorrei anche ringraziarvi per il disturbo che vi siete presi. Ci vediamo sulla terrazza, ok? La raggiungerete passando dal corridoio con gli specchi al primo piano. Contando che Shanna ti spiega esattamente come farlo appena entri nelle siepi. No, no, raga, lasciamo perdere. Forse quel Fulfru non sarà entusiasta di essere stato ritrovato, sai? Se fossi un Pokémon non mi piacerebbe avere un allenatore come quello. Comunque, visto che abbiamo la possibilità di vedere i fuochi d'artificio, godiamoceli. Oddio, rimetterei camera normale... Perché ho paura che salti la scena dei fuochi d'artificio con la Freecam. Allora. Devo fare così e così. Eh no, ho paura che salti. Ho paura che salti, ragazzi. Perché parla come il Chip e lei? Perché è toscana. È tosciana.
shit, Mike mi ha appena scritto, gli è saltata la corrente. Era in live? Speriamo che domani non ci siano problemi. No, ok. Stop. Ok. Mi lagga sempre il cervello quando devo cambiare. Perché te lo scrive, sono confuso. Perché dice se domani ci sono problemi, Metal Gear è nella merda. A volte non mi capacito che tu sia la stessa persona che sforna analisi bellissime e articolate di oltre un'ora. Perché io sono l'alfa e l'omega, sono il teorizzatore bastardo e quello che non sa risolvere un indovinello. Sono quello che combatte benissimo nei videogiochi ma non sa fare rompicapi. Se secondo me puoi salutare mia madre, è una tua grande fan, assolutamente. Ciao la mamma. Non vedo l'ora di assistere ai fuochi, va bene, sì. Cacamento di cazzo che sei ogni tanto. Minchia, la visuale era completamente diversa. Io do la colpa ovviamente alla Freecam, senza Freecam l'avrei fatto in 2 secondi. Se comunque l'altra statua non si vede, non da qui quantomeno. Però i giochi di camera erano graziosi, quelli originali. Cioè era carino questo passaggio. Bene. Andiamo al piano di sopra. Non è che non lo sai risolvere, percepisco che prima di impegnartici per bene, prima devi sempre perdere minimo 10 minuti. In realtà è davvero così. Cioè, prima ho voglia di forzare l'indovinello e non mettermici d'impegno. Dopodiché dico, va bene, ok, e allora lo facciamo. Il laghetto è una cattura, non abbiamo l'amo, no? Ne surfs. Quindi ora la scena clou. X e Y. Sai, questa è la prima volta che guardi i fuochi d'artificio con un ragazzo. Sedonia, non scorderò mai i fuochi d'artificio che stiamo per vedere assieme. Che meraviglia. Voglio conservare questi bei momenti per sempre nel cuore. Questi fuochi d'artificio per il mio frufru erano davvero perfetti. Siete soddisfatti? Vi sono piaciuti? A proposito, il pokeflauto. Ah sì, giusto, ci servirebbe il flauto per risvegliare Snorlax. Parli del pokeflauto. Vai a prenderlo, forza, a scattare. Era il tesoro del maniero sottotono, ma mi è stato dato per pagare dei debiti. Una persona ricca come me e un tipo come quello non hanno proprio nulla che spartire. Daglielo. Lui sta azzetando il fra. Ecco il pokeflauto. Bene ragazzi, ma ricordate che le cose prese in prestito vanno restituite. Mi piacerebbe conservare tanti ricordi di questo viaggio, ma quel tipo preferirei davvero dimenticarlo. Cari ragazzi, non immaginate quanto sia faticoso occuparsi di questo palazzo. Sì, mi sono fatta un'idea, non ti preoccupa.
Beh, maggiordomone, lei sa qualcosa della mega evoluzione? Dunque, ricordo di aver letto un libro sull'argomento nella nostra biblioteca. Parlava di una pietra misteriosa che, se tenuta in mano da un allenatore, sarebbe in grado di far evolvere ulteriormente i Pokémon. Purtroppo, però, non so dirvi di più. E questo è un regalo da parte mia. Ecco il momento clou di Pokémon X e Y, ragazzi. Secondo me difficilmente raggiungeremo mai questo livello. Cioè neanche tra 100 anni. Shana che ti fa? Saidonia, non ho mai visto i fuochi d'artificio con un ragazzo. Mi ricorderò di questa giornata per sempre. Ti guarda, momento soft, musica soffusa, cielo stellato, fuochi d'artificio. Poi arriva il maggiordomo e fa: comunque vi volevo dare una cosa, dai, voglio fare un regalo, ragazzacci, prima che andate via. E gli regala la protezione. La mossa protezione protegge dagli attacchi nemici, ma se usata in successione può fallire. Adesso vogliate scusarmi? Ma quel tipo di prima e il padrone in maniera sottotono erano amici, non ci può assomigliare erede. Dai, ricordiamoci di restituire Flauto dopo aver svegliato Snorlax, eh? Bene. Metanarrazione pesante. La protezione, se usata più volte, fallisce, eh? Cioè, ne dovete usare una, poi usa e getta, ne usate un'altra più in là. Se usate sempre la stessa. Urshifu bypassa le protezioni. Attenzione, eh? Le buca tu. Le buca tutte quelle protect il ragazzo. Acqua Jet, Surging Strikes, Wicked Blow. Allora, secondo me ce la facciamo a fare Snorlax. E decidiamo la prossima volta che pezzo è. Apriamo la live lunedì prossimo con la decisione del pezzo Snorlax, perché sono i 20. Secondo me la cattura la possiamo fare. I Pokémon stanno bene? Sì, perché ho dormito nel letto. Però per mettere nella ball il Fra, direi che Mega Ball 4, Pokéball 15, abbiamo anche una Ultra Ball, vero? Ultra Ball 2 addirittura. Jessica ha preso qualcosa? No. Prenderei qualche Mega Balls in più. 1, 2, 3. Grazie Inimorig del quarto mese. Facendo. Pensavo di dover prendere un Pokémon in più, ma non esiste questo Pokémon in più, perché li ho già tutti. Pozzi ne abbiamo in quantità. Prenderei qualche altra cura totale. No, non ci sono. Antidoris ne abbiamo 3. Antiparalysis ne prendiamo 3. Ero convinto di avere un Pokémon nel box, non so perché, non me lo chiedete. Ci vuole un po' di tutto, amici. Gelo magari no. Anche un repello prenderei. Un Treega, dai. E Mega Bubbles facciamo 6 e finiamo soldi.
Però va detto che Urshifu buca le protect altrui, non la propria, quindi è un bastardo e buca i preservativi degli altri. Bello però. Sì, è vero. Vendi revitalizzanti se ne hai, prossima puntata. Ora, vediamo di non fargli la cattura, perché la nostra squadra fa schifo. Oh, siete voi? Siete riusciti a recuperare il Pokéflauto? No. Sì. Non mi ricordavo se avevo messo l'asti davanti. Grazie! Tu sei l'unico in grado di suonarlo, vero? Snorlax è intontito dal sonno e potrebbe anche attaccare. Dobbiamo fare attenzione. Sei pronto? Che bello riavere di nuovo il mio flauto. Comincia la musica, ragazzi. Andiamo anche dalle bacche. Volta prossima. Snorlax ha spalancato gli occhi, anche se non si direbbe. Snorlax mena, però dai. Ha tanta difesa speciale. Veleno shock non gli dovrebbe fare malissimo. Crit morto. Maschio. Va bene, maschio, va bene. No, non conta come cattura il percorso 7. Questo è uno speciale. Speriamo la ult. Ok. Un altro veneno lo facciamo agile. Ho sbagliato. Ho miscliccato, ragazzi. Ok, ora abbiamo il timer. Però ha uno status. Ho miscliccato, ragazzi. Oh, era lì accanto. Easy, easy, easy. Lo prendiamo lo stesso. Però ci giochiamo la Mega Ball ora. Sì, tiriamo ball ogni turno. Per mettere un po' di pepe in più, un po' di pepe in più. Tanto è veleno normale, non è iperavvelenamento. Ultra bollora. Mega bollora, stava crashando tutto, ragazzi. Tira, tira, tira. No, no, non era colpa vostra. Mi ha proprio laggato il gioco. Ancora non Ultra Ball. Puma, ovviamente Puma. Il suo stomaco riesce a digerire qualsiasi tipo di cibo, anche se marcio o ammuffito. Il ruolo lo scegliamo la prossima volta, tanto lo dobbiamo scegliere in battaglia. E voglio ragionarci bene, non deve essere una decisione impulsiva. Chiaramente il Pumega. Il Pumega! Che per me è il Pumega, visto che ci sono le Mega. Cazzo.
cazzo è la fine? Oh. Sono abituato alle QWERTY tastiere su console barra software. No, la M maiuscola secondo me è pacchiana, ragazzi. Pumega, Pumega. Chiamato anche il Pumeg dagli amici. Forte, ha catturato uno Snorlax. Fur fur. Su 3DS, chiaramente. Non so suonare il pokeflauto, per me è solo un soprammobile, ma tu che lo suoni fin da piccolo saprai trarne una melodia sublime. Anche il mio frufru sembra apprezzare la tua musica. Beh, certo, i miei favolosi spettacoli di fuochi d'artificio gli piacciono ancora di più, Sì, certo. Però devo dire che una volta eri più bravo a suonarlo. Vabbè, te lo lascerò così potrai esercitarti. Zunderino. Mi perdo anche nella tastiera, esatto. No, in realtà scrivere scrivo velocissimo, ma quando la QWERTY la devo usare per selezionare la roba, preferisco che sia in ordine alfabetico, non so perché. Ma per caso quello era un tentativo di riconciliazione? Bah. Comunque via. Si è fatto a 3-4-8, dai. E ora attraversiamo il ponte. Ci aspettano nuovi ruzzi. Bene. Amici. Si è fatta una certa. Salvo e chiudo. Grazie mille per essere stati con me. Abbiamo fatto 2 ore e 10, 2 ore e un quarto di gameplay. Intense, intensissime. In realtà meno di gameplay se contiamo che abbiamo parlato molto nella Regia Aurea. Ma serviva, secondo me è stata una bella live, perché abbiamo messo tutta una serie di puntini che ci ritroveremo utilissimi alla fine del percorso, non solo tanto per ZA ma proprio per la parte finale di Pokémon XY. Quindi si super gode. Amici, vi mando un abbraccione. L'appuntamento, se la corrente di Mike sopravvive, è domani ore 21:30 con l'inizio dell'episodio 0 della Metal Gear Saga Veteran Run, ovvero Metal Gear per MSX, Metal Gear 1. Vi mando un abbraccio forte, vi auguro una buona notte, vi ringrazio per il supporto e vi ringrazio per la pazienza di stare in una piattaforma che non sempre comunica proprio tutto bene tempestivamente. Un abbraccione, fate i bravi. Ciao!